Eccoci, bestiasse, benvenuti, bentornati, ben amati, benvoluti. Andrea non ti si vede come al solito. Vabbè, Mi si sente? giusto, Ma prova il microfono. parte di me. Non l'ho fatta prima, ragazzi. Bentornati, eccoci. Allora, oggi Lethal Company, una compagnia letale. In compagnia perché appunto giochiamo con voi, o meglio, con uno di voi che ha vinto al giochino, il giochino su Telegram. Si chiama proprio giochino su Telegram, vero Andrea? Lo puoi scaricare Certo, da certo. Si chiama Neon, come si chiama? Neon? Meno male, pensavo se, meno male che hai detto, pensavo stessi per dire un'altra cosa. Si chiama Neon Racer, Neon vabbè. Racer. I giovani di oggi che ridono con queste cose, eh? Fanno ridere anche me, però Io continuo a non ridere sono giovane. tuttora. Allora, Neon Racer, bestiacce, gioco di macchine, quindi ovviamente il vincitore è un maschio. Lo so già, vero? Non lo so, E io vediamo. funziono così. Oggi mi va di funzionare Ah, così. quindi stai insinuando che le donne non sappiano. Sì, si chiama Bernardo Giovanni, quindi ipotizzo che sia un maschio. No, no, ma nessuno può dire il Come contrario. minchia ha fatto a fare 118.000 il signor Bernardo? Io ho fatto fatica a farne 100, Allora, tipo. Bernardo, sei pronto? Hai con te la tua copia di Lethal Company nel taschino? Sei pronto a giocare con noi? Ci dia un segno della Sei qua in chat. chat con noi? Adesso il primo simpatico dice sono io, ma quando non è mai lui, e sarà un maschio. Guarda. Eccolo. Sono qua, arma E drillo chi si mi chiama, dice che però sei tu? è l'unico che l'ha scritto. È l'unico che l'ha. Eccomi, guarda, ecco. Incredibile, Adesso incredibile, per ragazzi. Siamo punizione programmati. giochiamo con l'ultimo, perché l'ultimo non può, non mentirà. Chi è L'ultimo l'ultimo? sarò io, probabilmente. Chi è l'ultimo? Non lo so, ho provato anch'io a giocare. L'ultimo è Leonardo, Leonora. il Allora, ventesimo. bestiace, attenzione. Allora, adesso cerchiamo di sistemare la questione Lethal Company con calma. Andrea, tu dai il mio codice amico. No, l'ho già dato il codice amico. Vabbè, Vabbè, spammalo su Telegram. lo spammo su Telegram il mio codice amico, così il vincitore mi contatta e niente, mi chiedono amicizia. Ambretta si è arrabbiata con noi perché abbiamo scelto un gioco difficile. Ma che cazzo? Ci vuole un cazzo quel gioco lì. Diglielo, Guarda forse è che. semplicemente No, scarsa e non vuole allora ammetterlo a vi se spiego stessa. come funziona. In quel gioco lì tu non devi essere bravo. Basta fare più partite possibili. Più partite fai, più punti fai. È statistica. È numero. Puoi continuare a fare il livello 1. Continui a rifarlo finché non racimoli abbastanza. Come non è vero? È assolutamente vero. Fidati. Entra con me in questo loop infernale. Ora, attenzione però, amici e chat. Attenzione però, online. Attenzione però, dove cazzo si trova il codice amico? Io mi sono rotto il cazzo di tutte queste applicazioni confuse. Sono stufo. È Amici, dove devo andare? Mostra lì, aggiungi vero, non abbiamo amico. parlato di Steam nei social. Codice amico, è questo? Devo dare il mio? No, o Sì, devo mandare un ovvio. Che cazzo invito? vuoi Ma dare? che Quello cazzo ne del so? vicino di casa? Copia, copiato. Allora, vado su Telegram, si pronuncia proprio Telegram. Poi ragazzi, TGDino, perché sono notizie eccezionali. Dobbiamo far vedere anche un gameplay di un gioco che porteremo a breve. C'è il E video quello lì delle uscite più attese in questa prima parte di per errore ho 2024. postato la foto del meme di Andrea su Telegram, non Qua è volevo. il meme di Andrea, vediamo. Non so te. Ok, quello che ho postato, Ah, ah. quello che ho messo, ragazzi, è il codice amico, quello che vedete qua su Telegram, l'avete visto? Perfetto. Ce l'avete lì, è il codice amico. L'ho messo sulla chat giusta, dove cazzo Sì, sono? Ok. 20 kg fa quella Cliccate foto. quel link e ma che 20 kg fa? 20 kg. Sì, beh, 20 kg fa, però in più 20 kg perché fa nel senso, sì, nel contrario. Cliccate, cioè quello è il codice amico su Steam, sapete che fare. Buonanotte. Allora, ragazzuoli, partiamo con le informazioni della serata perché ci sono delle notizie veramente esclusive che soltanto noi della regia di Coop TV siamo riusciti ad Sì, ottenere. abbiamo una corsia preferenziale per le Sì, notizie. ragazzi, grazie ai nostri contatti e alle nostre due lauree. Allora, preparatevi perché questa puntata del TGDino vi sorprenderà. Intanto scopriamo con piacere che Echo, si pronuncia Echo, Ecco, Echo, l'Echo del Marvel 8, Studio. Cosa? ah, Echo non è 9. ha preso 8, la seconda stagione di. Non, no, la prima stagione di Echo, che è la supereroina di Nessuno lo sa. Mi spieghi Figlia. che cazzo è sta Non roba? ne ho la minima idea, non mi interessa, francamente. Era un personaggio che è cicciato fuori da, se non erro, Okai. Giusto? Possibile? Vabbè, o forse sì, Okai, quello Uscirà con qualcosa di l'arco. decente dalla Marvel? Lei pensa a una personaggia che il suo superpotere è essere sordomuta.
capisci? Vabbè, Perché giustamente. sì, il suo potere è questo. Perché da una parte c'è Daredevil che è cieco, dall'altra parte c'è Echo che è sordomuta, e quindi Echo è il suo nome perché lei utilizza. No, non lo può fare perché è sordomuta. Non lo sappiamo come funziona il suo potere. Fatto sta che lei ha questi superpoteri dovuti, non lo so, ai soldi del papà, che il papà dovrebbe essere colei Un che colui. sogno comunque, eh. Colui che l'ha allevato, ossia Kingpin, ma non vorrei dirmi minchiate. Sappiamo che ritorna l'attore che ha fatto Kingpin, che tra l'altro è un grande attore, quello che ha fatto, come cazzo si chiama? Anche Schrader. Full Metal Jacket. No, Full Metal Jacket, Palla di Lardo. È lui. Sì, me È lo lui che ricordo. si chiama Hank Schrader, esatto. E poi bah, boom, basta. Questo era, vabbè, ragazzi. Sinceramente, io non credo che la guarderò perché la roba Marvel mi ha rotto le balle. Però guardiamo le. Effettivamente, forse l'unico francese che si salva ancora sono i Guardiani della Galassia, anche se il No, terzo. assolutamente no, fidati. Pure i Guardiani della Galassia. Chi No? dice che il terzo Guardiano della Galassia è bello è una persona che in realtà non vuole scendere a patti con se stessa, ammettendo di essere una persona noiosa e che si annoia. Guardate qua i colori della PlayStation 5 Slim, sono osceni. La PlayStation 5 Slim Mamma mia, è oscena. con la rossa preferirei prendere un pugno in culo, ma proprio dentro. Guardate già la polvere soprattutto, ma che cazzo, io non so se è un Io voglio effetto. vederla in faccia quello che la compra, quella viola non è male. Io non so se è un effetto glitterato apposta, questo qua nella parte nera della scocca, o se è polvere. Spero sia No, polvere perché sta penso roba. sia una sputazza. Sì. Sì, sputazze, sì, perché Termine tecnico proprio. sta roba qui è oscena. Guardate che cazzo di roba. Dai, ragazzi, a me Allora, dispiace, però. scegliene una delle tre. Qual è quella che ti fa meno schifo? Vediamola La così. bianca, no? La grigia, quella No, è grigia, è centrale. grigia. A me Sì, quella la grigia. viola non dispiace molto, mi rappresenta Andrea, ma io lo molto. so, ma lo potevo anche immaginare. Quella grigia Guarda che è un po'. centrale mi ricorda un po' la PlayStation 1 per i colori, c'è sto richiamo Guarda qui. che Tanto ricorda molto, ricorda i pad non molto. hanno lo stesso colore della scocca della console, però vabbè, facciamo finta di niente. Ragazzi, non c'è un Quella cazzo da rossa fare. La no, Sony ha quella cannato rossa no. completamente a livello estetico su queste console. Questa PlayStation 5 Slim è Non è una. blu, ragazzi, ma siete daltonici, è violetta. Ma che cazzo è? Ma Oddio, com'è blu, Andrea, è blu. ragazzi? Ma non è blu, è Andrea, come è il pad, effettivamente guarda, blu. è come il pad, è viola, si chiama purple il colore, purple. E che cazzo vuol dire? Tu puoi chiamarlo anche No, Antonio, ma se è blu, è blu. effettivamente voi lo vedete blu dalla live, vi giuro che non è blu. Andrea, ma anche il video qua è blu. Anche il pad è blu, no, ragazzi, io non credo alle Andrea, vostre ma è blu truffe. quel. Vabbè, ma tu devi No, farti no, no, no. controllare a sto punto, mi sa No, che no, no. È viola, evidentemente. ragazzi, è violetto. E niente, mi raccomando, clippate, mettetela su internet, sta scena. Andrea si scopre daltonico sperando Anche il in pad è blu, 200 milioni di visualizzazioni per mandate a questo cagare. dramma. Vissuto tutta la vita senza sapere di avere una disabilità. Ti senti in qualche modo, non lo so, Un superpotere. ti hanno sottratto qualcosa? Esatto, hai guadagnato un superpotere, ti senti migliore perché sei peggiore? Oh, adesso non sto dicendo che chi sia daltonico è peggiore, sia chiaro, per l'amor del cielo. Stiamo impelagando in un discorso Per che l'amor del cielo, però non voglio un approfondire. Guarda difetto che di quel. i più grandi costruttori della storia umana sta accadendo Sono la daltonici, parete. assolutamente, No, assolutamente. hanno una disabilità, tipo Elon Musk E Elon è Musk, infatti. autistico. La sindrome di Asperger. Elon Musk Quindi. è molte cose, effettivamente. Non penso di essere daltonico nei cinema. Che cosa. Qua la sindrome di Non Asperger non è modificare. una disabilità. L'Andrea, vogliamo veramente impelagarci in queste cose? Di No, no, nuovo? è un. Ieri abbiamo parlato di violenze sessuali, oggi vogliamo proprio farci bannare? Vuoi continuare così? No, dai, non è sì Dillo, possibile. No, dillo. no, no, no. Ragazzi, mi dispiace comunque. Maschi si droga, ma non è vero, L'importante è che ragazzi. questa ultima live la passiamo insieme con Lethal Company. Poi l'ultima notizia incredibile che potrebbe sbaragliare la vostra mente è che non ci sono più notizie, perché effettivamente, ragazzi, tutto il resto, soprattutto lato IGN, è questo. La NASA Il non video metterà deve più piede sulla uscire, Luna perché eh? Perché? è tutto un complotto ed è finta, la Luna non Sono vestiti esiste. come Lethal Company, hai visto? Cosa cazzo è sta roba? An ocean spray battle just revealed Visto come Dakota sto Johnson della Damo Web gustando, Suite. Ma chi se ne io mi frega, sto Cristo godendo, santo, Dio. mi sto godendo la Dio. shitstorm che sta venendo fuori per colpa di quella povera attrice che ha deciso di. Sì, accettiamo il ruolo di come minchia si chiama? Di Abby, Abby. di della sofà. Ma i muscoli, ma che cazzo c'entra? Che C'entra, cazzo? Andrea. Ho capito, però figa, in una stagione dove c'era Sara, che non era come la Sara del gioco, pensavo l'avessimo superata quella Ma fase, perché gli Ellie è proprio attori che uguale non ci identica? assomigliavano. Ma
ma infatti pensavo perché che Pedro Pascal fase... con quei suoi baffetti proprio uguali sputati a quelli di Joel, il bellissimo bellissimo uomo il signor Pedro Pepe. Però pensavo che quella fase lì del lamentarsi degli attori che non ci somigliano l'avessimo superata un anno fa, porco Giuda, ancora per l'ennesima volta, basta. Allora attenzione Pepe Pascal, allora attenzione Pacific Drive, ragazzi, titolo questo qua è un gameplay che vogliamo farvi vedere di un gioco anche cioè, in Shrouded e, poi piace. Non ho capito di un gioco anche in Shrouded. Che, sì, anche in Shrouded, però aspetta, questo è di quando è di un mese fa, sì, no, c'è un qualcosa di un giorno fa, trailer, perché è uscito un nuovo trailer di questo, mi stai dando fastidio, multiplayer. Ma perché deve andare su multiplayer? Perché ha fatto il video delle uscite, quello che uscirà nei prossimi mesi. Porca puttana, ma tra gli indie? Sì, 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 i migliori indie. Forse era un post, no, era un video. Andrea, deciditi, però io non è che posso qua navigare su lì. Sentite, vi faccio vedere il trailer di questo gioco qua che va a richiamare un'atmosfera, diciamo, un po'... Cyberpunk, se è definibile così, anche se in realtà no, Cyberpunk anni 70, un survival dove dobbiamo potenziare la nostra macchina, una certa ve la fanno vedere la macchina, ve lo giuro, in questo mondo aperto, con connotazioni horror, noi dobbiamo sopravvivere dentro questa sorta di DeLorean, già qua io sbavo, dobbiamo potenziarla, sistemarla, intanto esplorare il mondo, e ricorda tutto questo, una sorta di... giallo più una sorta di Days Gone ma migliore, perché sì, Chart the Zone, vedi, Chart the Zone, quella è la macchina, possiamo fare quel cazzo che vogliamo, la simulazione della guida ovviamente è una abbastanza realistica, io non vedo l'ora di provarlo, ragazzi, perché ma quello... è veramente simulazione di guida, ci sarà una donna di fianco a te che ti dice fermati a chiedere a qualche officina. Ed, no, c'è l'intelligenza artificiale della macchina, okay, che io chiamerò assolutamente Kit, anche se avrà la voce femminile, e che ti dirà fermati a chiedere informazioni. Sì sì, assolutamente. Vabbè, comunque ragazzi, è un mondo tutto da esplorare, che è uncover the past, vedi, che vuol dire scopri la pasta, eh? È interessante. Da quei giochi che deve uscire sembra quello, perché è atipico, è strano, capito? Quello sì, allora, come al solito i trailer non rendono giustizia. Abbiamo visto qualche gameplay, Andrea, qua e là, ed effettivamente il gioco è veramente figo. Dopo, al massimo, dopo la giocata su Lethal Company, proviamo a vedere qualcosina, perché questo gioco ce lo giochiamo tutto. Dovrebbe uscire recentemente, tra l'altro, tipo fra pochissimo. Sì, sì, l'otto di qualcosa. E poi l'altro gioco che mi dicevi che dobbiamo portare è... come minchia si chiama? Shrouded. Questo, ragazzi, mi sta veramente... facendo venire tanto hype, spero non sia disatteso l'hype, perché sappiamo benissimo come va a finire quei giochi al lancio. Però Enshrouded potrebbe essere potenzialmente un nuovo Valheim. Sì, c'è un problema di Enshrouded, come si scrive questo? Allora, Enshrouded, sì, con l'H, ok. Allora, date il tempo a YouTube di far andare la sua fottuta pubblicità e vi faccio vedere anche questo meraviglioso video, va bene? Speriamo che non si senta male. Cosa? Chi? Chi? La macchina. Giorgia, è tardi, vai a dormire, dai, su, sono le 21:43, domani ti devi svegliare presto. Allora, vediamo un attimo se cerchiamo di 1080, ok, così, a posto, eccoci. L'audio. Questo qua è Enshrouded, che è un nome eccezionale. Vuol dire non affollato. Ci saranno altre live di 4 ore in futuro, assolutamente, Valerio, e le stiamo organizzando. Mi sa che settimana prossima, così a caso, ne faccio una solo per te. Comunque seriamente sì, le facciamo. Cioè ragazzi, questo gioco qui mi attizza un po', ci attizza un botto, potrebbe essere veramente... Allora, per chi è della vecchia scuola avrà notato che effettivamente qualche ingolatura così presa contro luce assomiglia, ricordo un po' a Gothic, però dentro ci sono le meccaniche survival di un Conan, per dire, e la costruzione, la parte a parte che è un gioco da 60 giocatori, una roba del genere, ma la parte figa di questo gioco è la costruzione, cioè si può costruire tutto la propria base, il proprio castello, quel cazzo che, e blocco per blocco alla Minecraft, ma in modo molto realistico. Quindi questo gioco è tutto ciò che stiamo aspettando, perché effettivamente è una sorta di Valheim con graficone che mischia anche altre dinamiche meccaniche. Settimana prossima, come potete vedere, come togliere hype a un trailer, far vedere come cazzo far vedere Blade. Non mi interessa una sega di chi sei, di quello che fai, l'importante è che mi fai vedere quello che hai fatto. Guarda quanto tempo ho buttato nel cesso, a me che cazzo me ne frega, fanno vedere che lavorano, che portano il pane al bravi. Molto, ma io voglio vedere il cioè ti rendi conto, ma cosa ho cliccato? Aspetta, vediamo se vi faccio vedere qualcos'altro, ragazzi, perché sta roba ammoscia veramente. Official gameplay Enshrouded parte 4, gioco che tra l'altro dovrebbe uscire
24 febbraio. Il 24 febbraio, esatto. Quindi il 24 febbraio. No, 24 gennaio. 24 scusa. Gennaio. Ah, quindi il 24 fra gennaio, perciò esatto, fra poco. Dopo c'è un altro trailer che vi faccio vedere, poi non rompiamo più i coglioni, iniziamo a giocare a Lethal Company, che sarebbe quello di, guardate il mignolino, incredibile, che sarebbe quello di la Terra 2 lì, come cazzo si chiama, Super Terra, non mi viene mai il nome, è il Divers 2. Divers. È il Divers 2. I tuffatori dell'inferno. Che quello dovrebbe arrivare a breve, ragazzi. Quindi 8 preparate. Febbraio. Ma questo è 24 gennaio, sì, 24 gennaio, 24 gennaio, quindi sperando, 24 gennaio. Sperando. Come il pene? Ma che state qualcosa sperando, da immaginare per gli artisti? Ma che sta succedendo? Io non riesco, non contestualizzo, ragazzi, non contestualizzo. Noi faremo la fine degli artisti. Eccole qua, le stesse identiche immagini di prima. Vedete, qui c'è un personaggio con delle animazioni incredibili. Possiamo notare che effettivamente riprende proprio i canoni. Le animazioni ricordano quelle di Rust. Sì, sì. I lupi sembrano cinghiali, quindi direi che è un gioco eccezionale. Quello era un Wolfen 8. Abbiamo anche Wolfen 8, le classiche Robberies da raccogliere. Cioè, puoi farti uno scudo. Va, di è Valheim. Sì, sì, è un Valheim dove puoi fare anche un asiatico, in sostanza, vedi. Io lo definirei almeno. Cioè, io lo proverei, ragazzi, perché questo gioco qua mi ispira. Speriamo. Ovviamente in cooperativa con un graficozzo paura, puoi partire da zero e diventare l'imperatore asiatico di tutto. Io, guardate qua anche le ambientazioni, sembrano molto fighe. Salina Springs, che vuol dire sale in primavera. Cioè, guardate che meraviglia, guardate che roba. C'è un this glass capsule Spanished. Cioè, ragazzi, qua c'è anche da imparare proprio la lingua inglese. Perciò, che state aspettando? Preparatevi, perché lo porteremo a breve. Faccio vedere l'ultimo trailer. Vai, fai vedere il Divers. Allora, vai. Il Divers, ragazzi, poi basta perché non respiro più. È il Divers, perché sto parlando a raffica da 26 minuti. Ecco, il Divers, possiamo farci un bel clan di tutti noi. E il Divers, sperando che sia un bel gioco, fine. Questo non è che c'è molto altro da dire. No, sperando, perché veramente manca un bel gioco. Da quando è che non esce un bel gioco? Da ieri circa. da agosto, da Baldur's Gate. Eccolo qui, rifatto in terza persona, Enshrouded, stavo dicendo. Porca puttana. Helldivers è un titolo che nel primo capitolo ci ha amato. Il primo capitolo ci ha proprio amato noi, alla follia, regalandoci noi ore e ore di divertimento che voi non avete mai visto, perché era prima che il canale nascesse, prima che noi vi creassimo la nostra immagine e somiglianza. Prima che perdessimo la virginità. Grazie, esatto. Sabatino, grazie mille, bestiaccia. Impazzito, hai estratto il corpo dal suo involucro, il suo corpo 20, digitale, 20, e ha regalato 20, 20 abbonamenti sbavanti. Grande, grazie, bestiaccia, grazie. Voi sub, vi ricordo che avete Telegram, così giochiamo insieme, come stasera, che infatti vedete, stiamo giocando insieme. Comunque, ragazzi, questo è Helldivers, che è un gioco, è un gioco in strategico in tempo reale, nel senso, cioè in realtà è un TPS, quindi un FPS in terza persona, però la particolarità è che tu puoi richiamare, a parte che ci sono creature di ogni sorta, con ognuno con delle diciamo, nemici suoi. È la guerra vera. Io guarda, combattere gli alieni. In un trailer di un FPS io direi è la guerra vera, per me è la catchphrase, che veramente c'è il crossplay tra PlayStation e PC, quindi potremo giocare insieme non importa dove, non importa quando. Ovviamente non è su Xbox perché è una brutta console, però ragazzi, un'esclusiva Sony. Però ragazzi, preparatevi, perché ci sono i mecha, i robottoni che qua ci stanno attaccando, quindi immagino ci sia anche una cosa a squadre, probabilmente una specie di intelligenza artificiale che sarà impazzita. Sì, ci sono anche, praticamente il gioco si basa sulla riconquista di questa terra perduta contro gli alieni, ed è una figata devastante, vi giuro che sarà divertentissimo. Vedete la faccia di uno che non vede l'ora? Ecco, quindi preparatevi, ragazzi, perché il Divers 2 ve lo portiamo a casa a nostre spese. Bello questo, mi fa piacere che gli altri due ti hanno fatto cagare. PS4 non c'è, ragazzi, non c'è su PS4. Su PlayStation 5 e PC. PlayStation 5 PS4 e ragazzi, ormai non escono più giochi, cioè mi spiace dirlo, ma la PS4 ormai è morta e sepolta, quindi non escono più giochi nuovi. Bene, allora adesso bando alle ciance, ciancio alle arance, chiudiamo questa versione di TGD un po' così. Chi cazzo devo accettare di richiesta di amicizia? Come si il signor Giovanni, come si chiama su Steam? Dica come si chiama su Steam. Se mi dici Giovanni, hai vinto. Effettivamente. Sabatino attacca. Sì, ci siamo. Sabatino folle stasera. Perché ha ancora altri 5 abbonamenti. Sabatino, calmati. Sabatino, va grazie, tutto bene. Sabatino.
Grazie. Sabatino, siamo qua, non è che andiamo via, tranquillo. Grazie, grazie. Vabbè. Un po' meno. Si chiama Ikari con la K. Ikari, eccolo qua. Sgamato, preso, conferma. Okay, vai. Boom, a posto. Abbiamo il terzo, via. Iniziamo a giocare. No, che cazzo ho fatto? No, ho disinstallato Steam. Niente, non possiamo giocare. Giocheremo ragazzi la prossima volta. È tutto un magna magna. No, aspetta, Lethal Company. Minchia, Demonologist, un'altra patch da 4 giga. Che cazzo stanno aggiungendo? Ma io l'ho disinstallato, fai tu. Andrea, ma anziché fare il fan, sembra uno che si affaccia alla finestra, per favore, puoi farti vedere, Dio Bono? Cazzo, sempre di lato, sguscio così. Oh, un linea. Fateci una gif, io che scompaio. Ecco, ci siamo. Versione 47 no, è fuori. Ho dimenticato l'audio, porco d'ince. Aspetta. Ma no, ma lo facciamo dopo. Ho lasciato l'audio nelle casse, è un DJ. Conferma. Un pompo nelle casse. Conferma. Okay. Allora, ce la faremo prima o poi. Allora, invite friende. Allora, Ikari, eccolo lì. Invite friende. Andrea, eccolo lì. Grazie, Sabatino, altri 5. Sabatino, va tutto bene, va tutto ci bene. Ci dia una calmata però, sono... Sabatino, siamo sono... qua. Non... Sono i soldi dell'affitto. Ecco, l'ha detto bellissimo. I soldi dell'affitto 10 volte con l'eco. Allora, aspetta un attimo che devo togliere l'audio di Andrea, che non lo sopporto. Ciao ragazzi! Spavento, ecco, grande. Aspetta, silenzio. Hello! A posto, ci siamo. Aspetta, no, che non ti vedo, aspetta, Tabono. Tabono, aspetta. Sto calmissimo. Sto facendo robe. Ecco. Ok, mi sono mutato, la. Oh, ti sento una volta, Andrea, perfetto. Una di troppo. Okay, eccoci qua. Okay. Oh, perfetto. Ikari, come possiamo chiamarti? Cari? Ikari o Gabriel, uno dei due. Gabriel, preferisco più Gabriel, intimo. Gabriel. Oh, va bene. Piace. Allora, hai già giocato a Lethal Company? No, cioè, sì, tipo due volte e poi basta. Chiuso, perché mi sono arrivato addosso. È già più bravo di me. Ma da solo? No, con degli amici. Ah, ok, no, perché da solo mi sono attaccato addosso e sono andato via, sì. Vabbè, ci sta. Allora, io non so che giorno siamo. Giorno zero. Bene, siamo morti. Li faremo provare l'ebbrezza del licenziamento e poi ricominciamo, Vabbè, dai. Zero day left to meet the quota. Buono. Ah, quota è in italiano in tutte le lingue, hai visto? Sì, quota è... Che succede? Guarda, c'è meno il menu. Ma... C'è un nuovo balletto? Ma che è sta roba? La carta dei vini. Ma c'era un balletto differente. Hai fatto un passo di danza che non avevo mai visto. Andrea, la carta dei vini. Andiamo, via, basta. Vamonos. Allora, dobbiamo recuperare. Non ho visto 360 passarobe. Vabbè, ce la faremo. Ma sicuramente. Sì, fattibile. Dai, su. Allora. Sicuramente ce la faremo. L'ingresso è di qua, giusto, sì. Main entrance. Allora, attenzione. C'è un albero davanti. Palla di calabrone. Allora, io li distraggo. Voi prendete la palla, che è un valore. Prendete la palla. Oh, Arco Khan, ehi, aiuto, perché ce l'ha con me? Ma pungi lui, aiuto, fate qualcosa, no. Fate qualcosa, aiuto. È morto, dov'è? Dove andato i cari, ragazzi, l'ho perso. E così Andrea si è accorto di essere solo. Sono rimasto solo? Sono rimasto solo? Ma mi sa che è crashato. No, è andato l'astronave, ok, quindi è ancora vivo. È vivo o no? Ah! Sei ancora vivo! Sì, è morto. No. Ma com'è morto? Sì, è all'alternanza. Per colpa nostra. Cazzo ovviamente. Ride, sono morto e ride. Ma no, andiamo. No, ma siamo io qua, già. Ce la faremo. Sì. Anziché piangere, inginocchiarsi. Perché? Mi spiace ragazzi, ma comunque ci state sentendo. Oh, no. Aspetta. Ma sono vendicativo, aiuto! Certo. Cazzo. Pensate, i calabroni dopo i chihuahua sono le creazioni, la mano destra di Dio. Un merda. No! E che cazzo faccio, ragazzi? Bene, ce la puoi fare. Un gameplay interessante, devo dire, comunque sì. Vai, sei tutti noi. Interessante, non vi preoccupate, aggiungi che la quota. Al massimo abbiamo perso un hangare, cioè, voglio dire. No, di cosa stiamo parlando? E niente, insomma. Allora, io lo vedo un po' agitato, ma fa parte del processo. Adesso... Dove cazzo devo andare, però? Io non ho giocato due volte, ragazzi. Sono morto, cazzo per quella. Colpa tua, sono morto. Allora, con calma, va tutto bene. Ginocchia ti piangi? Ottima scelta. Attento? Sì. Per un cazzo. Allora, in questo momento, per chi non conosce il gioco, lui non può sentirci. Beh.
abbassa un po' il volume che è altissimo. È proprio triste sto gioco quando muori e sei da solo, perché sei abbandonato a te stesso, cioè è l'esperienza della vita di un gioco. Ma in realtà quando muoiono gli altri sono felice. Anche se non ci senti, siamo con te, al tuo fianco. In questo momento lui non può sentirci, non so se l'avete sentito. Sì, ragazzi, va bene, c'è un cazzo, ma scusami, ma che scammata è? Oh! Ma qualcuno gli dica che deve premere il tasto destro. Ragazzi. Ragazzi, non sono pazzo, vero? Sentivo una bambina piangere, o sono... non lo so, sentivo una bambina piangere. Bambina piangere non l'ho mai vista io. Ma non c'è un cazzo qua dentro, ma bambina piangere. Ma merda! Ma merda! Chat mi hanno detto se facciamo entrare anche un quarto dopo. Un quarto? E fai il secondo giocatore chi è? Quello che ha vinto. Vico cieco. Il secondo è... Secondo, c'è pure qua. Sì, un cazzo. Segretario, sicuro. Secondo, eh? Non niente. Il secondo, eh? Ma qua secondo, un mostro uccidermi e poi ripetere le mie sofferenze. Dylan, perché è veramente schifo come cosa. Che adesso? Non sento un cazzo. Dylan. Dylan. Anzi, Dax. Come Dax? Sta impazzendo intanto Icari o Icaro. Vabbè, insomma, no? Le api ce l'avranno ancora con voi. Dove cazzo è uscito? Ma è uscito da dove è entrato o è uscito? No, dai, no, vero. Guarda. Divertiti. Che scena? Perché? Cioè, oh cazzo. Ehi. Vabbè, prendo prima lui, non so chi sia dei due. Sono io, grande. No, sono io. No, no, sono tu io. Sei, tu eri quello con la cartellina. Sono ancora lì. Andrea, riconosco il mio corpo, ho una voglia a forma di voglia, cazzo, in faccia. Non è che torno dentro lo beare. Ok, ok. No, 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 no. No, 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 no. Vogliamo Dax? Okay. Come Dax? No, vamos. Allora prendiamo Dax, che cazzo vi devo dire? Va bene, tanto Dylan e Dax in Sciallice. Sono la stessa persona. Sì, Sciallice. Ah, ma ce n'è un altro. Oh beh. Come ce n'è un capisco. Altro? Dai, sali su quella cazzo di nave, tanto siamo morti. Allora li prendo e poi partiamo in un altro mondo, perché boh, è triste così. Dice, ah, che schifo, è strecciato il cazzo. No, ma non prendere il mio corpo, è il suo corpo, è inutile. È già putrefatto. Ecco, gli fa male la Mills. Ma porca, lui, guarda, lui le api, ma lui le api non fanno niente, è il signore delle bees. Sì, di professione, il suo secondo lavoro è sempre stata la sua passione, l'apicoltura, che poi l'ha trasformata in un lavoro fiorente, infatti. Che il miele è buonissimo. Letteralmente sono i miei compagni come soldi, cioè... Si possono vendere i corpi morti? Ti puoi fare afferrare, per favore. Ma dov'è? Ma è là? No. È tutto sbagliato, no? Che sta bloccando l'erba? Ma non riesco a afferrarlo, mi sto prendendo e non lo afferri perché stai... Cioè, dai, su. Ma che fai? Oh! Ma è un piccione in piazza. Sta giocando il mio buco del culo. Lo afferri, guarda, adesso lo afferri. No, ha preso la cartellina. Vabbè. Lascialo stare, sbattiti nel cazzo, lascialo lì. Ah, c'è il ballottaggio, c'è il ballottaggio in chat. Vogliono Ambretta al posto di Dax. Ah, così, a caso. Andiamo via. Votazione per chi volete. Fa partire una votazione. Almeretta lo merita. Partiamo dal presupposto che non ci merita un cazzo. Però cazzo, non merita questo gioco. Ma che cazzo, ho preso questo e boh, questo. Ma era nella nave, mi sa. Non lo so. Cazzo, soldato, vabbè, questo soldato, intanto si ritrova con. Ci faccio qua. Una richiesta di riscatto tra le mani. Dai, tira quella leva. Tira quella leva. A posto. Per far partire il sondaggio. E si parte. Quindi devono votare. Quindi, tra Dax, in Ambretta e Dylan. Aspetta, ma povero aspetta, Dylan. Aspetta. No, Dylan non c'è, poverino. Ma perché? Ma se siete stronzi nella... Ma che cazzo va fatto, Dylan? Bastardi. Quindi c'è Icari, non mi ricordo il nome. Ma no, ma Icari gioca. Sì, Gabriel è uno tra Ambretta e Dax. Quindi Gabriel, chi cazzo è Gabriel, mo? Bene, lui bene, è tocca, bene, lui è bene, tocca. Bene. Oh, allora, hai sbagliato due cose. Intanto ci hai lasciato morire. Però vabbè, questo può capitare, è un classico. Vabbè, sì. Però hai riportato i nostri corpi. Siamo morti, è stato un piacere. Direi che adesso ci organizziamo, per la prossima. Bene. A posto? Andrea non mi sente in questo momento. Ah, sta partendo la votazione. Votate. Votate. The votated. Ma stats. Sì, la allora, prima è per gli stolti. Vamos. Allora, aspetta. No, sta vincendo Ambretta, no! Aspetta, allora. Due. Ah, Icari, aspetta, perché c'è un problema. Adesso noi usciamo e ti rinvito, va bene? Che deve entrare anche un'altra persona. Una persona indesiderata. Va bene? Va bene. Un attimo. Un po' di pace, figa, ragazzi. Ma che meraviglia. Oh, non si... Guarda, senti? Esatto, non si sente niente. Che bello. Allora, host, conferma. Ah, avete votato Ambretta? Ma è incredibile proprio. Allora, invite friend.
Allora, Ambretta, Invite Friend, Andrea, invite, che per me sono la stessa persona, Invite Friend, Ikari, Invite Friend, non c'è Daxi. Daxi, no, ci sei? No, no! Buonasera! Ma non c'è Daxi! No, non la volevo! Non la volevo, non la volevo! Ma non c'è Daxi! Ciao, ragazzi! Non c'è, dove siete? Dove cazzo siete? Vabbè, io mi chiudo nell'armadio. Eccovi. Oh. Allora, adesso vediamo che ride. Ti prego, abbassa il volume, ti prego. La prima cosa che chiede ad Ambretta, ti prego, abbassati. Buono, bravo Andrea. Aspetta che complimenti, qua. Andrea. Scusate la volgarità. No, ti dovresti veramente. Io non ho parole. Allora, però manca il Dax. Ma chi cazzo ha spento la luce? Dov'è? Aiuto. Dov'è il bottone, ragazzi? Buca, okay, posso. Non può entrare Daxin. Ma basta, figa. Allora, direi di andare nel mondo quello classico. Perché sono solo l'unico che sta lavorando? Sì. Basta cazzeggiare, allora. Bambini, ci sono le gocciole. Io farei così ai miei figli. Ti metto un dito nel naso. Ti metto un dito nel naso. Ti metto un dito nel naso. Allora, okay, aspetta un attimo. Se vuoi, puoi mettermi anche in culo il dito. Esatto, vabbè, anche sì. Vabbè. Nel naso, nel culo, così fa. Vediamo se riusciamo a farli toccare anche, sì. Sto provando, aspetta. A posto, dai, su. Dai, un attimo, un pochino più in fondo. A posto, dai. Via. È rimasto scomodo. Allora silenzio. Allora, cosa volete? Le luci, una shovel, le torce, due torce e una shovel, la come solito, a me vai. Basta la torcia, perché sennò me tanto moriamo dalle api, ragazzi. Allora, flashlight per quanti? Per 3. 2 per 2. Due con la torcia. Senti, facciamo per 4, va, che voglio vedersi. Conferma. Vai. Boh, abbiamo speso tutti i soldi in torce. Ma no! No. Viva le torce. Ma perché l'illuminazione è importante, guarda me prima. Dove? Non ho capito. 1449936. Censurato. Andiamo. Buttati, che morbido. Ma avete scoperto. Di già. Allora ragazzi, con perfetto, calma però, bisogna essere organizzati. Intanto prendiamo il nostro equipaggiamento e poi con questo azzardo level B ci portiamo a casa 2 milioni all'incirca di... Aspetta. Vai, balla. Che state balla facendo, per favore, balla. basta. Perché? Tu, perché? Dov'è? Attento alle sabbie mobili. No, non ce ne sono, non ragazzi. Però guarda, quasi mi hai fatto venire in mente una cosa. Sputo per terra, così almeno faccio un bel mischione con la sabbia e mi lascio andare. Ah, eccolo. Attenzione che si muore per questa roba. Oh. No, però non riesco a prenderla. Vamos. Venite. Lo squadrone della morte. Che? Che schifo. Cosa? Che hai fatto? No, era vicino, scusami. Ma non mi sono manco cambiato. Un attimino, dai su. Effettivamente un po' sentiva, più sapore, no? Vado. Lo scrivi l'odore. Giorno. Ma era già qua, Ambretta, com'è possibile? Vabbè, io... Allora. Ma ci dividiamo o andiamo tutti insieme? Mi sembra un'ottima idea. No. Dividiamoci. Chi va con lui? Andre, tu vai da solo con loro, va. Oh, finalmente. Fire exit. Ma non dovrebbe essere qua, non ha senso che sia qua. Pausa sigarettina. Ci rilassiamo un attimino, perché è veramente estenuante, ragazzi, stasera. Eccoci qua. Porca di quella puttana vacca bastarda, Dio santo. No. Eccomi. Scusate. Dovevo. Che cavolo fai? Dovevo vomitare. È venuto qualcuno, scusatemi. C'era un oggetto? Sì, una chiave. Allora, fate come me, guardate. Tocca saltare. Allora, uno. Sì? Due. No, olè. No. Ok, chi va adesso? Vado io. Vai, cadi. Salta principessa. Bene. Allora io non... Chi è lo scarso, Andrea? Chi è lo scarso? Vabbè, quello non c'era neanche bisogno di chiedere. Nel senso, sì, abbastanza. Ci sono delle prove proprio evidenti. È nato un genoma in più.
Siamo tornati indietro, vero? Incredibile, non abbiamo fatto un cazzo. Oh, no, ma poi non c'è assolutamente niente. Jar of Pickle, toh, guarda, appena l'hai detto. Ecco. Jar of Pickle, che vuol dire un contenitore di piccoli. Ma... Ok, ci siamo. Adesso dove sei? Sono qua. Allora. Ciao. No, eccolo. Ciao. Ma non c'è niente, è finito. Ma infatti, che schifo, ragazzi. Ma infatti io sto cercando di capire un po' sto gioco, perché effettivamente ci sono delle volte in cui entriamo in partita e non c'è niente da fare, cioè non c'è nulla da raccogliere, niente da fare. Però aspetta, forse c'era una porta da aprire. Aspetta, di qua? Da qualche parte di qua. C'era una porta. Di quella no, lì... No, lì qua no. Ma porca. Ma non c'è assolutamente niente. Avete messo la mod per ma più persone? Cosa stai facendo? No, ma qui, in teoria ci siamo andati. Si torna indietro. Con rispetto abbasso leggermente il volume di Ikari, che è al 100%. Ikari parla. Au. Allora, hai il volume estremamente alto, non è che potresti leggermente... Sì, abbastanza. Lo puoi abbassare dalle cuffie in qualche modo, da Windows, perché sennò ti devo abbassare dal gioco e non... Cioè, mi dispiace. Io sono a posto. Ci provo. No, tu sei a posto. No, lui c'è il volume che è sparato a 1000, mi scassi i timpani ogni volta. E quindi di là? Allora, di qua dovrebbe esserci una stanza. Allora, com'è? Un po' meglio, ma forse perché sei lontano. Così, Beh, ma c'è qualcosa qua. Arrivo, vedi? Ma no, qua c'eravamo già stati. Ambretta, per favore. Ah, no. Aspetta, allora, la luce. No, mi è finita la mia. Buono. Niente, la mia metà. Non c'è un cazzo. Torniamo indietro. Basta. No, dobbiamo tornare. Scenda qua. Ok, ci siamo persi Ikari. Non... Ma telepatia arriverà anche lui. Scusami, ma noi ci siamo fatti un viaggio interstellare e io mi ritrovo in mano con dei cetriolini. Ma qual è? Cioè, tutto sto casino per sta roba. Non ha molto senso. Sì, avviso. Effettivamente. Vediamo se. Cioè, sto gioco c'è qualcosa che non va. Telepatia. Andrea è in PC Moments. Sì, Andrea è morto. Ma ce l'è veramente spento. Mamma. Andrea, tutto a posto. Guarda che non mi può rispondere, però. Che fa? C'ha l'allergia. Ci siamo. Oh. E niente, torniamo indietro. Ma Ikari? Esatto, è proprio quello che stavo cercando. Chiamalo stile giapponese. Ikari! No, è una tuta. Sembra, ha visto la tuta, ha detto lui invece. Allora, dovrebbe comparirgli una notifica adesso appena porto sta roba a casa, quindi... Ma non teoricamente... è morto, no? Dici che è morto? Ma dove sei posato? No, aspetta. Ok. No, lo strabismo di Venere. Ti sentivo dall'oltretomba. Ma posso monitorare i giocatori, no? Dovrei vederli da qui. Sì, si dovrebbe vedere. Ma è morto, se non c'è vuol dire che è morto. Monitor, there is no object supplies with. Non sono ferrato in materia. E dove. Ma... Si dovrebbe vedere da qui? Sì, ma ci sono i due, vuol dire che è morto. Ah. Ma non. Cioè, non sto ballando per questo. Non credo sia caduto come Andrea. Vabbè, allora, facciamo una roba. Intanto, in sto pianeta non c'è un cazzo, quindi no, su. C'è! No, aspetta, ma io vedo tre persone io. Come tre persone? Deciditi. Vabbè, non importa, lasciamo là. No, siamo due, sono uno due. Ma che adesso? Uno due. Che è? Qualcuno stava bussando, hai sentito? Sono pazzo io? Qualcuno ha bussato! E mo? Che cazzo, l'abbiamo lasciato giù? E adesso? No, guarda, è morto. Non vedo. Guarda. Aspetta. No, la mia persa! Che succede? Cosa? L'abbiamo perso. No, ragazzi, io stavo combattendo l'Oculus, cazzo. Un'avventura incredibile. Allora, attenzione, concentriamoci. Abbiamo due giorni a sinistra, quindi con calma. Allora. Bene. Tanto Ambretta respira col naso lentamente. E poi, allora. Abbiamo perso. Allora, chi di voi ha le torce? Io ho le torce. Ah, che culo. Io. Ah, apposta. Io ho persa. Oh, ricarichiamola adesso cambiamo pianeta perché questo fa cacare. No, come si fa? Non mi ricordo. Aire, ma porca. Munch. Oh, ma basta con salute. Andiamo su Assurance. Tutte le bollette le pago io. Ah, sì. Via. No. A posto. Ma sti cetriolini posso lanciarli. Che cazzo succede? No, ma che fate? Quelle, ma questa è materia. Ho scoperto una cosa, fermi. No, devi schiacciare il tasto. Che fai? No, tasto B. Non rompere la tastiera! Tasto B. Vuoi disciplina. Volevi spostare. No, perché siamo scesi sul pianeta. Ah, ma siamo già arrivati. Vamos. Ma di là. Ma dove andate? Di là.
Sulle sabbie mobili, state attenti. Come sono le sabbie mobili? Vai, conducici. Trasmi, paese. Sono dove sto andando. Pratica andatura, ragazzi, direi. No, ma il bello convinto. È che c'è pure ragione. Cioè, sta mappa la conosco, è giusto. Beh, sì, ah, è un esperto di sta mappa. Sono un tryhardato. Andrea è una roccia. Non lo vedo. Vedo il deserto e sento la sua voce. Non capisco. Una pietra. Duro. Allora, chi entra per primo? Chi ha le torce? Io no. Perché entra? È più sacrificabile. Chi è il più sacrificabile? Ma brutti idioti, spegnetela la torcia all'aperto, no? Un po' di pace per un millesimo di secondo soltanto, però un po' di pace. Sì, okay. Eccoci visto. Qua, quanto mi siete mancati. Allora, andiamo... Una chi? Oh, mi sono cagata addosso. Muoviamoci insieme, decidetevi però, dove dobbiamo andare. Come un'unica entità, vai. Che cazzo è sta fare? Ma cos'è? Ehi, questo è nuovo, non l'ho mai visto. Sì, chiaramente un motore a propulsione. Okay. Sparano! Ok! Torretta! Torretta! Dove? No, via, lascia! Mi raccomando, se vedete la torretta, mutateci di fronte. Sì, proprio di faccia. Vai. Dritto. No. Devo passare il volume di Madonna, io mi sento fortissimi, non sento niente. Ma anch'io sento fortissimi, non so che cazzo è. Adesso okay, posso abbassare il volume del gioco? Sì, io ho abbassato, infatti. Io ho abbassato il volume di Icari. Icari lo sento fortissimo, non so perché. Oddio, no, raga, sono morto. Ah, no. Come sei morto? C'è la torretta che. Vabbè. Ma dove cazzo è l'uscita di merda? Di qua? Ah, siamo appena entrati, vuoi uscire? Vai. Una torretta lì in fondo. Che problemi avete? Ma allora è facile, guardatemi. Così si fa. No, Andrea. Oh, è caparbio. Dai, su. Ma io sento un suono. Eccola. Sento suoni che non. Dai. Non sono normali. Vieni. Corri, vai. Ma in tutto. Oh, vi informo che c'è un piano di sopra. Oh, ma in tutto questo io non ho trovato un oggetto. Uno. Ma nemmeno io. Ma che è successo? Oh, qua c'è roba. Dove? Oh, tanta roba qua. Oh, allora, flash mio. Flask. Poi ce n'è anche una qua. Qualcuno prende il motore. Dov'è il motore? Mi fa male le ginocchia, Andrea, fai tu. Ecco, lei c'ha la birra. Io ho birra. E a parlo birra. Ragazzi, devo abbassare veramente birra. Ma di là, scusate. Oddio, no, di là c'è il nulla. Così. Ma lasciamole qua fuori, scusate. T'ho visto, Icari. Ti metti vicino alla porta, mettere qua. Ah, ti sei mutato, Icari, che è successo? Ma no, ma morto. Fuori, ma cosa fate? Allora, da qua dove si va, scusa? Vai, lasciale qua. Ah, li lasciamo qua? Andiamo, sì, Andrea, dai, via. Sono le api lì. Come sono le api? No, ma saranno robuste. Mi ha abbandonato qua come uno stronzo. Sono uno stronzo, forse, io? Merito questo trattamento? Niente. Fendi! Non lo so. Tutto bene. Ragazzi, sono... Mi chiamano la leggenda urbana. Voi non avete idea di cosa ho vissuto in questo periodo. Questo periodo che ero là fuori. Addio. È stato un piacere. Porca boia. Al cinema. È finita. E quello è il sequel. Allora, nel nulla. Allora. Ma lui ha la chiave. Aspetta, Icari, tu hai la chiave, no? Come no? No, era un bullone, ma perché non parla? Ma perché non parla? Che è successo? Me l'avete offeso. No, ma qualcuno di voi non avevate trovato una chiave? L'abbiamo già usata. L'avevo trovata lì, Icari, l'ha già usata. Vabbè, provate tutto fuori, ma. Piano, madonna, tu. Io esplodo. Ah, attenzione alle mine, non si sa mai. Allora, suppongo che qualcuno sia morto. Ma cos'è, Andrea? No, è vivo, Andrea. Ah, no, ok, era niente. No, lo sento bisbigliare, però... Allora, con calma, ragazzi. Attento alla torretta. Quale torretta? L'ho aperto. Madonna, il cambio. Sto bene. Un regolamento di conti. Sto bene. Via. Arrivo. Dividetevi, Andrea, tu porta Icari. Porta Icari al... Ah, no. Ma Icari è mollato giù. Ma che cazzo, quello è prezioso. Lo prendo io. No, in mezzo, l'ha fatto apposta. Dici? No, è stato un errore, mi sono un po' cagato. Sa parlare! Oddio. Sì. Anche qua è nuovo.
questo rumore? Quale? C'è qualcosa dietro di noi, ragazzi, non vi girate, non vi girate. Salite, 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 sbracciate. Ma perché l'hai portato di qua, Andrea? Sta, ce l'ha proprio con me. Con calma, con calma. Via, via, so. Lasciami, lasciami, lasciami. Cristo, Cristo, non ho la stamina. Non ho la stamina. La stamina, stamina, stamina. Corri, corri. Cristo, Cristo, Cristo. Salta. Ok, ok, ok. Ok. Ma che cazzo? Me l'hanno lasciato qua. Me l'hanno lasciato qua. Dove sono? Dove sono? No, che c'è anche morto. Zitti, zitti. Zitti. No, raga, siamo già. Siamo già. Aspetta, aiuto. Sì. No, no. Bastardi. Eccomi qua! Correte, correte, correte! Dov'è? Perché scappate? State scappando, perché scappate? Dove state scappando? Con calma, ragazzi, non ci ha visti il mostro. Vicolo cieco, vicolo cieco, vicolo cieco! Ah! Porca puttana! No, ci... Ma scusatemi, ma Andrea? Ho un telecomando? Oh merda, oh merda! Credo stia arrivando. Oh merda, oh merda. Ma qualcuno con la luce? C'è qualcuno? Venite qua! Venite qua e saltate di sotto! Sì, è una bella quando idea. Arrivo, quando... Aspetta. Ok. Vieni qui. Sì, beh, certo. Arrivo tutti in faccia, magari si incazza. Cazzo. Ora! Via! Eccolo! No, no, sangue. Prima volta che muore. Con chi sono rimasto? E Andrea è andato, Andrea? Però perlomeno... Morto male, ma strano il è una live confusa. Andrea, stacca il jack delle cuffie, fai sentire a tutta la famiglia che cazzo sta succedendo. Sto tremando. L'audio, ma che cazzo è? Ma abbassare il volume di Icari non serve a nulla, si sente lo stesso. Sì, sì, lui è fortissimo, il suo volume è altissimo. No, però anche a Bretta, non scherzo. Gli abbasso tutti. Ok. Forse così... Dovremmo essersi? Non parlano più adesso, forse perché li ho mutati. Sì, sì, sono fermi. Ok, allora, evviva. Evviva. Sta leggermente... No, no, no. Ah, ma è da sola? È incredibile. No, 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 i Kai ci sono divisi, ma i Kai è ancora vivo. Ah, ok, allora. Cerchiamo, ragazzi, di mandare vibrazioni positive, ok? In questo preciso istante lei ha bisogno di una guida spirituale. Dove cazzo sei? Vedete che la donna in questo preciso istante sta cercando il suo punto di ubicazione, no, la cucina, no, l'uscita. Non me lo portare, ti spacco. Sta in questo momento, sta in questo momento, guardate, è una ragazza di strada, quindi fa brutto al mostro. Soprattutto di testa. Non venire qua, non è un casino. Ti spiezzo in due, sì. No. Che fa? Sì, beh, se gli indichi anche la via con la luce, è ovvio che quello viene. Scale, è morto Icari. È morto. Salve. Aspetta che non lo sento. Siamo alle mani di Ambretta, è finita. Icari parla, per favore. Ciao. Ok, ti sento leggero, bassissimo, quindi adesso ti alzo un pelo. Parla. Non so come agire in questo momento, spero di non essere rimasta sola. Sì, grazie. Sola. Che cazzo? Ne rimarrà solo una. Sì, è morto. No, ehi. Ragazzi, è rimasta solo lei. Mi sente se parlo il mostro. Cioè non ha ancora capito che è morto. Come mi sente se parlo il mostro? Dio buono. Non devi parlare col mostro, devi parlare... Merda. C'era 100 piemontesi di Ambretta che ti urla. Ma vediamo se ce la fa. No. Ti devi proprio calmare, non hai capito. Ma intanto in tutto questo io ho staccato il generatore dalla centrale, quindi a breve ha trovato un cartello. Oh, usalo come arma. Oh, beh, può menarlo adesso. Usalo come arma. Vai da via da lì, cosa devi fare? Non stare lì come... è una ciula. È incredibile. Scappa! Cosa faccio? Vado? Parla da sola. Scappa, ce lo chiede. Sta torcia spenta. No! Non lo vedo, ma... Tanto quel mostro ha tre gambe. Eccoci qua. Mamma mia, che vergogna!
Che vergogna, che vergogna. Era pure armato. Ma potevi combatterlo, potevi menarlo con quell'affare lì. L'ho picchiato fortissimo, non muore. Bene, buono, buono, buono. Io sto mezz'ora sto cercando di sistemare il vostro audio. Bene, abbiamo comunque perso tutto quello che avevamo collezionato. È troppo basso. Eravamo ricchi, porco Giuda. Però... dai, però vabbè, l'importante... L'importante è ballare. No, basta, per favore. Che qua cafone di cazzo. Allora, ci manca un giorno sinistro. Un giorno, sì, fammi dire. Beh, ce la facciamo oggi. Dai, dai, allora io ritornerei... 130. Ritornerei al pianeta madre, perché quello è più facile. E possiamo farcela anche senza torce. Ma la cosa, le cose che abbiamo lasciato fuori. Ho spento la tele. Come allora fa? Abbiamo lasciato fuori la dignità e il senso civico. Le lattine. La birra. Vabbè, la birra. Perché lei non è abituata a fare la differenziata. Confonde le latta con vetro, che è facile, ragazzi. D'altronde, no, perché? No, ragazzi. Seguitemi. Ma si è rimbalzato l'armadio, vabbè. Delle volte preferisco morire. È morto, ragazzi. Ci sono delle volte in cui preferisco morire. È morto. Guardalo. Mi ha preso. Bello che ha detto. No, ma ce la facciamo. Mi ha colto come una rosa, incredibile. Mettilo al sicuro, così la famiglia potrà piangere. Ero sincero, pensavo non crepasse il pupazzo. Però ho delle reminiscenze, forse sta cagata non è la prima volta che l'ho fatto. Le prime volte non c'era. Se magari mi mettete in branda, grazie. Vabbè. Però è logico se ti butti da... È logico se ti butti. Non è logico. C'è gravità e... È logico che se c'è un mostro ti mangia. Dai, io me la sento fiducioso di intanto vi darò delle piccole informazioni qua là durante il gameplay, ragazzi, va bene? Giusto per darvi un contesto migliore in questo concetto horror. Definizione di mostro. Un mostro è mostro, un mostro è mostro quando è mostruoso. No, è uscito, però è uscito, venga. Sono in molti. Prego. No, al buio no. Al buio io non salto. Guarda, che facile. Che cazzo è successo? Incredibile, ho scoperto adesso che se schiaccio sto tasto posso cambiare l'inquadratura. Okay, c'è niente, quanta polvere. Stare anche tranquillo, lì fermo, non c'è niente. Tornate indietro. Tornate, sì, Andrea. Ah, ma sei morta, Ambretta? Bravi. Sì. Ma... io penso che il passaggio all'altra vita è così. Cioè, muori, okay. Sei morta? Sì. Ok. Ma dov'è Ambre? Dov'è Ambre? È morta. Non se ne sono ancora accorti, vero? È perfetto. Ora sì. Vabbè, ma allora, per favore. Ciao. Ciao. Si è ammazzata. Aiuto. Era morta la cretina. Andrea, però qua la state letale, seguendo uno dopo l'altro. Letale. Compagnia letale, effettivamente. Avventurieri. Vabbè, letale sono perché moriamo. Sono rimasto in vita. Morirò anch'io. Inizio a pensare. Prendi il generatore. Dove cazzo vai? Torna su, prendi il generatore. Non c'è niente. No, il generatore, girati dall'altra. Generatore. Come questo grandissimo cazzo. No, non il cazzo, il generatore devi prendere. La luce alla fine non serve. Prendilo. Vai, Felia. Sì, grande. È un eroe. Minchia, vero, qua c'è un salto da fare, però no, sono un coglione. No, ce la puoi fare, concentrati. Dategli la vostra energia, ragazzi. Ragazzi, quell'affare potrebbe valere 130 monete, come potrebbe valere nulla. No, ok, vero. piano, no. E salta! Ma... non devi fare. Devi saltare di striscio. No, come cagarmiamoci. Aspetta. Oppure o la molla giù. Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Ok, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Prendi e porta a casa. Grazie a me. Ma dai, ancora. No, muore. Minchia. Madonna santa. Meno ansia però, Ambretta, va tutto bene. Invece... sì, ma sta cazzo di stamina mi sta uccidendo. Ragazzi, ma siamo tutti morti, davvero? Siamo tutti morti, dai che ce la fa a capirlo. Bene. Nessuno ha lasciato niente all'entrata? No. Niente, ma ci sta sentendo. Non ha ancora capito che è un eroe, perché un eroe non sa di esserlo. Un eroe non sa di esserlo. Credete in me, ragazzi. Definizione di un eroe. Un eroe è un eroe quando è mostruoso. E ce la faremo. Abbiamo anche un cadavere da vendere. Con quella... che paga con quello che pagherete di tasse per essere morti non ci arrivate. Non ho capito, però va bene. Si paga le tasse per le morti. A quanto pare, Andrea, si paga le tasse per vabbè, tu disse. No, ma aveva anche una 80 e 26. 80 e 26, fate un po' di matematica. Ce l'ha fatta.
Siamo arrivati a 130, abbiamo effettivamente, no? Vinto. No, cacchio! 80 più 26 fa 130, giusto? No, state sbagliando voi in chat. 80 più 26 fa 130. Trova un motore e ce la facciamo. No, no, fa 130, ragazzi. Allora, per l'amor del cielo, prendete una calcolatrice e fate 80 più 130. Quanto fa? Esatto, 126. Sì, 106 ancora, no? Sì. Togliete. Sottraete. Ma che fa? Perché sta tornando indietro questo? Perché non ma basta sono i soldi. L'unico stronzo che l'ha sentito? No, oppure, no, sentito oppure mi drogo? No, si è abbassata, no, la Claire. È la Claire. Che cazzo è successo? È diventato tutto beige. Beige normali. Normali, no? Sì, adesso è pure. Credo siamo. Credo, ragazzi, stia per morire in modo malo modo, perché ho sentito un suono orrendo. C'è un bosco. Sento. Eccola là. Addio. Suka. Immaginatevi la scena, questa creatura aliena non ha mai visto un essere umano, la prima cosa che vede è questa creatura antropomorfa saltarmi nel culo. Che dice Suka e scappa via. Pezza di merda, bastardo. Mi sembra un po' esagerato, solo una blatta. Esatto. Un altro. Suka! Beh, perfetto, sembra funzionare questa strategia. Ma mi sembra che ce ne fosse un'altra. Per chi se lo stesse chiedendo in sala, Suka significa per favore allontanati. Vabbè, sì, ma come in giapponese, è una parola giapponese quando fanno Suka. Una chiave. I giapponesi, si sa, sono molto rispettosi. Io. Dosta. Che cazzo è sto rumore, porca puttana? È su SMR, che fastidio! Ti ricordi, Andrea, quella lì che mi svegliava? Cos'era in Masterchef? Ti voglio bene. Reaction a Masterchef. Non si può, c'è il copyright. Porco due, che suono era? Che schifo. E qui un Suka non gli basterà. Combattimi, testa di cazzo. Non ho paura. Minchia, è proprio un trash talk. Cosa ha preso? Oh, ce la sta facendo. Non c'è un'uscita qua, dai, vi prego. Devi i cari e l'MVP. Ma che ore sono? Devi tornare da dove allora, sei arrivato. 30, no? 30, con questo sì, arriviamo a 130, la quota a posto, fai fatto, via. Esatto, via, esatto. Questa mappa non di riuscirà, merda. Non riuscirà. Ce uscire. La può fare, io confido in lui, guardate. Bene. Guardate. Ma avete visto? Visto? Mi sono cagato addosso. Ok, sei arrivato al generatore, devi tornare indietro. Ma no, cazzo, è lì. Usa gli occhi, usa il confine. Usa, che cazzo sta dicendo? Dove sta andando? La risposta è sempre quella, Suka. Bene. Destra o sinistra? Non lo so. No, non era di tipo. Aiutatelo col pensiero, col dai. Ehi, non fare scherzi. Non morire. Fatta. Esci da lì. No. Che cazzo è? Ma che cazzo è? Un treno. Esci. Oh, ce l'ha fatta però, attenzione. Ma ha lasciato gli oggetti, ce li ha con sé o li ha lasciati? Sì, dice in cuglia in tasca. Ce l'ha qua, coglione. Alta. Coglionato. Mi piace gli autoinsulti che uso. Funzionano però. Oh, c'è un errore, ragazzi. Però ha tipo 3 minuti e la nave se ne sta per andare, quindi si deve muovere. Per me se ne va sul più bello. Ecco, buono. Sta venendo giù la notte. Che cazzo è sta roba? L'aurora boreale. Si chiama Luna. No, le api no. No, le api no. The Beast. Dai, cane, no. Dai, che ce la fa. Adesso scivola, ragazzi, sull'ultimo piolo della scala e muore. No, tira la leva. Tira la leva, tira, ragazzi, la leva. Icari ci ha salvato. Bravo. C'è un armadio un po' in che mezzo. Fatica, ragazzi. Cosa c'entra l'armadio in mezzo adesso, Ambretta? Che fa? No, sul balcone il saluto così, no. No, dai. È un errore così. Chiunque tu sia, hai ragione. Al pelo. Comunque, chissà che cazzo l'ha lasciato l'armadio lì in mezzo alle cariche. Ma infatti, ma chi è che l'ha messo lì? Suka a tutti voi, questa è la morale. Suka. Suka. Oh, Suka. Ce l'hai fatta. Funziona. Ce l'hai fatta. Andate a vendere. Allora, zero left quota. È proprio una maranza. Aspetta. Ok, perfetto. No, ma è chiuso. No. Aspetta. Non posso più spostarlo. Che sta succedendo? Ma si vede solo il culo di Andrea qua, comunque. Cioè, mi ricorda una certa... Se volete approfittarne. Porgimelo e lo prendo. Il problema è che adesso non si toglie più da qua. No, ma mi sa che dovrà rimanere lì, Andrea.
Via, lavoriamo. Aiutatemi. Lasciatelo là, lasciatelo là. Aiutatemi, bro. Lasciatelo là. Via, vendete, vendete. Aiutatemi. No, no, lasciatelo. Anche te, Andrea. Allora, l'armadio si può vendere volendo, eh. Ma c'è una chiave. Ma sì, sì, vendila, vendila, è quella passavolta. Andrea, guarda in posizione fetale, impianto continuo. Sì, sì, sì. Oh, merda. Questi sono i trascorsi psicologici. Ma avete venduto tutto? Cos'è che manca? No, 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 no. No! Fermatela. Io vendo sto affare. Non posso? Fermatela. No, 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 non ho potuto. Ma sto stronzo, ma la madre. Porca puttana! Che morto? Minchia, l'ho schivato all'ultimo, l'ho schivato. Icari è andato, ma sta bene, ragazzi, in un posto migliore. Con rovi e spine. La diorite. Ma erano tre gli... Ah, eccola qui la vite. Tra l'altro, questa vite qua è palesemente un richiamo al gigante di ferro. Ma non sta più prendendo un cazzo, Andrea. Ma perché, Andrea? Raga, l'armadio si può vendere. Sì, lo so che si può vendere, il problema è che non... Oh, fatto. L'hanno accettato. È morto veramente. Bene, Andrea, vai così, la tua connessione. Volete vendere l'armadio? Sì, 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 sì. Non si può, ragazzi. Sì, 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 sì. No, non si può. Non si può, è una bugia. Chi ce l'ha detto è un ladro. Farabutto. Basta spostarlo, porco Giuda, aspetta. Eccola là. Certo, mi rinchiudete e spegnete anche la luce. Ah, 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 mi sto divertendo. Ah, 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 mi sto divertendo. Ah, 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 mi sto divertendo. Ti ho rotto, ragazzi, c'è rotto. Togliere. Sono sotto, sono al di là. Ti vedo. Tasto B, che non ti vedo, tasto B. Non si, ok. Beh, ragazzi, suca a tutti. Oh, avete provato a bloccarmi, ma non si può, è una follia, ragazzi. Allora, abbiamo 110 monete, quindi io suca. Prendi le torce. Io ho la chiave. Andrea, wow. Ecco. Te sai cosa ci devi fare con quella chiave? Tu. Come tu? Cosa vuol dire? Tu. Ma sputato, vado tu. Allora, store. Compriamo le flashlight. Andrea, alla prossima dividiamoci che devo parlarti di una cosa molto importante. Va bene. I complotti. Allora, due flashlight. Sì. Una palla. Una shovel. Cos'era sto verso? Non lo so, l'ho sentito anch'io. C'è una roba fuori, mi sa. E poi cos'altro prendiamo? Ci rimane 50. Basta. Fai scan, vedi quanti soldi ci sono. Scan 1092. Minchia, è tornato indietro a bestia. Nel 1092. Suka era la parola 1092? Più utilizzata. Allora, store. La valuta Suka? Zap gun. Lockpicker. Lockpicker non sarebbe male. Pit pocket. Stun grenade. Okay. No, basta, ragazzi. Direi che basta. Ah, sono già usciti. Vera. Oh merda. Aspetta. La palla la prende Dino, che è quello più responsabile. No, la prendo io la palla. Certo, sono morti allora. Guarda, c'è l'uomo dalla palla e c'è l'uomo dalle palle. Io ormai a sto punto ho deciso. Non è di qua, sì, dove cazzo dobbiamo andare? Allora, se non... questo musica non la sopporto più, per favore. Questo allora. Musica? Non... Il che musico, l'avete sentito? Questo musica? Hai sentito? No, non ho sentito niente. C'è una bestia qua. Salutala. Qua. Dominala. È ancora caldo. È passata di qua. Bestia. Oh, ma come? Ah, perché giustamente no. Da cosa lo evinci? Beh, sì. Dal passaggio, da diverse cose. Roaming Locust. Ah, dove cazzo sono andati quei due? Ah, sono già imboscati. No? Vedi, la chiave adesso prende tutto più senso. Ma dove cazzo sono andati, scusami? Oh merda, qua c'è un lago gigante. No, allora, aspetta, perché dovrebbe essere di là, se non sbaglio, la... Ah, era di qua, guarda, seguimi. Ma Che ha detto? Ah, ma che stanno facendo? Ma dove cazzo state andando? È di qua. Io ho seguito lei. Certo. Ho fatto male. No, Andrea, tranquillo. Tu sei un po' come una medusa in una corrente, vai tranquillo. Ma io ho detto che era di qua, io l'ho detto. Ma finiscila. Io l'ho detto. Qua c'è della struttura. Porta, non vedo un cazzo, non vedo sto gioco di merda. Tasto destro e vedi. Ma perché? Perché avete fatto foggy? Ma posso dire, non mi sa che. Ma che è sta roba? C'è qualcosa qui? Oh Cristo santo, no, per favore. Sono solo. Ah, ecco. Eccolo. Ah, vedo la struttura, la vedo, è lì.
C'è un tronco d'albero caduto per terra. Sono perspicace. Qua, siamo qua, scendi. Eccomi. Scenda. Attenzione, che qua c'è il ponte che cade. Che è stato? Chi è? Ma lo sentite sto suono? Sì, c'è un amico. Cosa vuol dire c'è un nemico? Due vanno nell'uscita d'emergenza e due vanno nell'uscita principale. Ma cos'era quel suono, ragazzi? Scusate. Sono solo. Ma cos'era quel suono? Non è un gigante? No, non è il gigante. Boh, vabbè. Ah, stanno già entrando. Eccomi. Dino. No, aiuto. Benissimo. Lo tracking estremo, no? Vabbè, entriamo da sotto, dai. Sì. Entriamo da sotto noi. Da sotto. Faccio io l'audio. Olè. Hai paura? Ma non è possibile. Beh, però. Stavo parlando, stavo comunicando. Ah, sto, guarda. No. Abbaia che va via. Eccola là. Aspetta. Cretina. Ammazzala. Ok. Ce n'è un altro? È morto. Ma sei coglione! Chi è che è morto? Moradino! Chi è che ha ucciso? Vabbè, lo portiamo a casa. Scusa, continuavo a fare rumore. Questo siete voi. Guarda, Dino, ti lascio. L'ho fatto apposta. Ho buttato fuori, ma un po' di rispetto per la famiglia. No, non l'ho fatto apposta. Lui non sa che io ho il potere di fare chicca giocatore dalla vita. Quindi c'è il fuoco amico. Ma dai, che c'è il fuoco amico. Allora, Andrea, sappi, non so se ti ricordi quell'audio su Trash. Sì. Mi ricordo. Esattamente. Attendo ancora. Scusate, parlate degli affari vostri. C'è un verso strano qua. Infatti, mi ricordavo la voce. Attendo ancora la playlist. Poi dopo. In privato. Ma che cazzo, ho visto piovere un corpo morto. Ma cos'era? Ma mio Dio, è tornato ragazzi in forma primordiale come scimmia. Si è sentito libero. C'era una bestia apocalittica davanti ai cari, manco l'ha vista. Guardalo lì. Sto coso qua. Sei contento che tu ucciso io? Cosa fai, no? Ah, stai parlando con me? Sì. Eccola là. Quello non è in offensiva, quello è attiva. Madonna. Buono così, perfetto. Lei ride, non fa nulla. Mi spiace. Come mi spiace? Ho parlato con tutta me stessa. Ti butti, Martino. È incredibile. Buttati così muore il coso, bravo. Ma allora mia, che genialità. Però è incredibile, veramente. Secondo me. C'era una peli sullo stomaco, è incredibile. Niente, siamo morti uno dopo l'altro, ci sta seppellendo. Come mia nonna con i suoi mariti. Ovviamente, ragazzi, soprattutto su Telegram, coniate il meme. C'è il mostro dietro, non se n'è neanche accorto. Prendi quello che vuoi, ma non me. Prendi quello. Bravo e via. Che carino. Ce ne sono due. Un altro, e come faccio? Andrà a prendere il cavallo. C'è lì la cosa, prendila. La roccia, ovviamente, sì. Bravo, vai via. Educa. Ma che belli che sono, ma sono bellissimi. Educa fuori mostri. Mi ricordo un po' Wutan. Vabbè, non ti fanno nulla, hanno preso quello che dovevano prendere. Assomiglia un po' a Wutan, come capisci. C'è il nido, probabilmente, se va lì. Ma mi mangiano se mi avvicino troppo. Sembrava un po' la... Tua madre. Tua madre, dopo Suka. Tua madre. Dopo Suka, tua madre. Suka non sa nulla. Ok, fare una cosa. Guarda il mio corpo lì, tu mi hai fatto gonfio. Allora, porto questo. Ora che se passo dal fondo. Cioè, non è che porta il corpo, giustamente, porta la birra. Vabbè, ma fa bene, d'altronde il mio corpo non vale un cazzo. Eccola qui, che va di talloni, scende giù. Potevo usare il ponte. Ora guardate il senso d'orientamento di una donna civilizzata. Guardate. Ci sono bene. Le api che non sono api. Il problem solving di una donna, guardate. No, Andrea, non dobbiamo generalizzare. Il problema adesso è trovare. Deve la essere banda. Anche un uomo. È superiore a quello di uomo. Bene, è fottuta. L'avete visto, vero? In tutto, dai, su. È enorme. Che cazzo è? Ma cos'è quella? C'è una zecca gigante. C'è una zecca gigante, ce l'ha dietro. Sta trottando, cazzo. Ma cos'era? No, vi giuro, Tremors. Mi sta arrivando addosso. Ti prego. L'unica volta nella tua vita
Cosa succede? Cosa? Ma è fatta. Si parla da sola. Entra. È squilibrata. Non entra. È l'unica volta che ha fatto ridere. Sei incazzato. Abbiamo 3 giorni, sì, quanto vale? 50. Lascialo stare. Tira la leva. Sono stanco, ragazzi. Tira la leva. Ambretta, tira quella cazzo di leva. Tira la leva. VIP employee. Ma tu dimmi. È VIP pure. Oh no. Ok. Cosa? Nel buio. Ma tira quella cazzo di leva, cosa non stai so facendo? Dite di tirare la leva. Ambretta, ascoltami. Devi tirare la leva, perché tanto abbiamo altri 2 giorni per lavorare. Tira la leva. Dino, ti vedo che stai facendo... non lo so. Fai il gesto. Tira la leva. Tira la leva. No, però è proprio poverina. Ce l'abbiamo fatta. Ma poverina, niente, mi ha mandato a uccidermi, cioè mi ha portato la larva. Mi ha mandato a uccidermi, guarda che nessuno ti ha costretto, questa è realtà virtuale. Vabbè, ok. Invece la larva mi ha abbracciato, io ho abbracciato la larva. Beh, direi che sono la più forte comunque, siete tutti morti. Ma vai a cagare, Io non sono morto, mi hanno ucciso, è un po' diverso. Beh, a cagare. Allora, ci tengo a precisare che io non sono crepato, mi hanno ucciso ed è stato lui. No, infatti ho detto tranne te, perché è stato... Ma cosa possiamo comprare di bello? Tipo Niente. Siamo poveri, via. Flashlight? Abbiamo ancora 2 giorni. Abbiamo 44... e basta, 44... 44 gatti? 44 gatti, sì. No, la flashlight si può. Io ce l'ho. La pala in realtà è utile se ci servono soldi. Tira la leva. Ma dove? Aspetta, non tirare. Non tirare. Dove andiamo? Assurance, va bene? C'è scritto Assurance, sì. Non tirare. Assurance. Assurance. Conf. Ok, prego, tiri. E si parte nello spazio, ragazzi, alla ricerca di qualcosa da fare. Quello che non hai fatto. Dor Hydraulics? Ma davvero, che suono del cazzo. Zuka. Oh, è una VIP, Ambretta, l'ho scritto VIP employer. Te l'ho detto perché non è morta, è l'unica sopravvissuta, quindi è diventata VIP. Allora, so già tutto. Via. La nave in realtà arriva qua sopra, Sì. Ma... Ah, è vero. Ma avete comprato qualcosa? È una torch. Ah, la prendo io, va? No, non è vero, la prendo io. Dovrebbe arrivare da qui. Guarda. Sì, sposati da lì guarda. Che muori. No, ma che? No, non muoio di nuovo. Muoio se sto qua. Aiuto. Ma dov'è? Abbiamo perso i cani. Toglietevi. Eccoci qua. Il piede. Oh, vai. Ah, ma hai chiesto di sposarti? Incredibile. Ti sei inginocchiato di fronte a me. Non è assolutamente andata così, Andrea. Sei una di quelle là? Sì. Mogli cade in testa, grazie Piranha. Pensa a uno che va a Parigi, porta a Parigi la donna, a un certo punto sugli Champs-Élysées, gli si scioglie la scarpa, ripeti? Si inginocchia per allacciare Champs-Élysées. Ancora? Ma t'avevo visto, guarda, poco più là. Ormai non provo più un cazzo, ragazzi. No, era anche impegnato. Oh, Yenel San. Ah, la mia arma. Ma quella, con quella puoi picchiare, eh? No, non provo. Dov'è Andrea? Andrea, sarà morto. Andrea? Oh, a me non va il tasto E. Devo premere tipo... Che? Cos'è? Che cazzi? Cos'è? Buono. Che cazzo è? Brass Bear? Oh mio Dio. No, su di me! Ho trovato una campana, ragazzi. Allora, questa è violenza sulle donne. Io ti posso dire... Ah, vero. Ragazzi, c'è un large axel. Cosa? Che cazzo è quello? Axel, sì. Di qua, vai, seguitemi. Allora, in totale siamo a... non lo so. Vabbè, però abbiamo preso un bel po' di roba, ragazzi. Una cosa qua. Buttiamo tutto qua davanti e poi ce lo portiamo a casa, via. Possibilmente fuori che... No, vedete, un leader si fa ascoltare e la gente fa quello che dice il leader. Avete una chiave per caso? Vedete, un leader si fa ascoltare. No. Ma metti giusto cazzo di cartello. Ma è un'arma! Ma come un'arma? Può colpire? Sì, posso picchiare la gente. Sì. Ah, ottimo. Ma Andrea si è perso. Andrea. Ma lasciatelo in pace. Allora, serve una chiave. C'è un cubo di Rubik qua dentro. Troverò quella chiave. Vado.
Ho sentito che ha detto, siamo a 100. Siamo a 112, ragazzi. Trovato il cubo. 112. Trovato il cubo di Rubik. Scusate, venite qua che c'è la chiave. Ma è dietro la porta. Qua, cubo, cubo. Quanto vale il cubo? Cubo, 34. Voilà. Ah, un altro. C'è una chia. Oh. No, porco no! due. Sì, dammela. Ok. Oh, grazie, il mio destino. Non la suono. Minchia, non ce la faccio. Già è molesto lui. Se fate pure voi così è finita, ragazzi. Dai, non la suono. Ah, là c'è qualcosa, aspetta, c'è qualcosa lì. Cosa c'è qualcosa? Cosa vuol dire? Non c'è niente qua. C'è mai niente. C'è solo il salto da fare lì. No, io non voglio saltare con la tromba. Dammi la trombetta, se no la perdi. Accendete. Un attimo. Cacchio. Abbiamo le torce per un motivo, no? Dammi la trombetta, tu muori, io me la sento. Vabbè, questa me la porto dietro. No, non ti do niente. No. Di qua. Niente. Perché mi avete seguito? Ragazzi, ma sto gioco però inizia a diventare. Inizia un po' ad avere sto sapore di ripetitivo. Dovrebbero mettere più roba. Cazzo, più roba, ma infatti non c'è una minchia in più di delle solite tre stanze. Perdonatemi, cioè, dopo un po', figa, mi viene mal di testa. Cazzo, puntate sul suo gioco, è divertente, cazzo. Cioè, potrebbero mettere delle due ambientazioni diverse. Aspetta, senti. No, non lo fare. No, c'è un mostro. Cioè, se non lo sentite zampettare. Andrea, sei tu quello che parla la tromba. Andrea, non farlo. Andrea, andiamo via. Andrea, basta. Torniamo a casa. Così stai muovendo. Ma dov'è? Dov'è il Kyle? Sono stanchio. Perché lo abbandoniamo sempre? Me ne vado. Allora, intanto portiamo le robe che abbiamo a casa. Dai, su. Va bene. A casa. Ognuno per uno. Tutto per me. Ah! Che è stato? Boss! È caduta una pigna, ma non ci sono alberi. Ho chiaramente sentito qualcosa cadere. Sono morti tutti. Ti ricordi le lotte di pigne all'asilo? Le lotte di pigne? Ma che cazzo ci fai tu qua? Ma lanciavano le pigne. Ragazzi! Ho ammazzato un verme, scusatemi. L'ho trovato, era qua. Come sei arrivato qua? Sì, una larva. Con l'uscita dell'emergenza. Ah! No, un impostore, ragazzi, non fidate! Non è lui. Incredibile come basta andare un po' più là e smetto di ascoltarlo. No! Che succede? Aiuto! Che succede? L'ha ucciso veramente. Cosa? Io direi cosa? Di buttarlo fuori. Ma che? Raga, c'è un mostro! Ma quale mostro? Body of Andrea Cop TV. Mamma mia, che bella immagine. Vabbè, dai, meglio, lo vendiamo. Ma cosa vuol dire c'è un mostro? Ma no, ma l'avrà ammazzato. Il mostro è lui, il serial killer. Oh, eccoci qua. Aspetta, ma l'ha preso il cadavere? No, aspetta. Ma non serve. Ambretta, ti prego, per favore. No! Cosa? Cosa? No! Non ci credo! Guardali! È fatto. Adesso puoi festeggiare effettivamente con la trombetta. Lo scarso e lo scemo. Aia. Ma che cazzo di scemo? Voglio la clip della scena più brutta. Cioè, manco abbandonare un cane in autostrada. Allora, attenzione, perché non so se ce l'abbiamo fatta, ragazzi. 285, buttate tutto per terra. 229. No, fermi. Vai, ancora. 289, ancora, che culo. Ancora, ragazzi. Se no ce lo vende. Ma che cazzo dici? Fermo, siamo arrivati a 285, ce l'abbiamo fatta. Ma ce lo compra a me, ma facciamo l'ultimo gioco. Ma che dici? Ma che cazzo? Ma no, ma siete andati a vendere, ma cosa fate? E bisogna vendere. No, c'è ancora un giorno. E sti cazzi. Ma no, con voi? Vendete. Non vendere. 77%, vanno, va bene, va benissimo così. No, vendiamo. Non possiamo vendere dopo. Vai, vendere. Possiamo vendere tutte le volte che vogliamo. Due, vai a vendere.
Vai a vendere subito. Ma come fare? Con te sto parlando. Possiamo subito, vendere, possiamo vendere tutto quello che vogliamo. Non riesco a salire, non riesco a vendere, non riesco. Vai, vai. Avvicina. No, vai te, ma vai te. Anche la chiave. Te. Questo? Brava, brava, brava. No, vai a vendere anche non ci credo. Che cazzo è sto suono? Non ci sto, no, io non ci credo, ma siete proprio scarsi. Ma che è successo? Ma perché devi buttare il sale sulla ferita? Dai, che meraviglia. Dai, suonate voi, ho paura. Andrea, ma puoi mettere giù sta cazzo di trombetta? Ma metti la trombetta. Ma c'è ancora sta roba? No, c'è ancora la trombetta lì. Ah, non andare. Via. Sono professionista, tranquilli, state indietro. Adesso gli faccio dei segnali di luce così che possa capire. Puoi prendere. Ma avete messo la chiave in vendita, brutti idioti. L'ho messa io. Non ho fatto niente. Ma manca ancora della roba. Ma metti giù sta roba. No, io c'ho paura. Oh. Muore. 278. Perché? Che cazzo è la torcia? Abbiamo già 0. Quanto manca? Cosa abbiamo da vendere? Ok, ha preso, vediamo. Ha preso, via, ragazzi. A posto, 210. Via. Non ho parole. Ma si vendono le torce, scusate? Si possono vendere? Le torce non le vede, che cazzo le vede? È un'ottima idea. Scusate. Non le vede, no. Con 213 però, attenzione. Allora, compro con 213, compro... Fermo. Vai a venderla, muoviti. Vado a venderla. Guarda, che pagliaccio! Dove... È molto semplice, Ambretta, quando fa così lo chicco, è più facile. Ma dove è andato? L'ho chiccato fuori. Di lui è rimasta solo la sua trombetta. A posto. Guarda come sta ridendo. Ah, ce l'abbiamo fatta. Guarda come si contorce dal ridere. Adesso nel Matrix in questo preciso istante. Se vuoi, puoi vendermi, cioè... Che sta dicendo? Ambretta, cosa stai dicendo? Cosa vuol dire se vuoi puoi vendermi? Dico, se non bastano i soldi, mi ammazzi, mi vendi. Ma è anche peggio, ma cosa stai dicendo? Ma porca puttana! Ma è allucinante. Dai, su, compra sta roba. Quanto ci vuole per vendere una trombetta di merda? Che vale 60, oh, attenzione. Forse ah, veramente? Vale 60, sì. Mi sto incazzando, però. No, ti piglia. Ok, si è aperta la botola, ma non sta facendo nulla. Ok, adesso no, con calma, non ti avvicinare. Ma non c'hanno proprio un... Ma hanno altro da fare? Ok. E abbiamo vinto, guarda. 45. No, perché a casa mia... Esatto, vendi, dai. A casa tua, a casa mia no. Ci mancano... Dio, buono. Andiamo. Quanto costo io? No, aspetta. Ma quanto... no, ma cosa... Ma non... il tuo corpo non vale allora... un cazzo. Cioè, nel senso, sì, nel vale. Gioco. Cioè... Ma come vale? Ma non devi metterti... Ma non è che se non hai soldi vendi il tuo corpo. Ambretta, è tutto sbagliato qua. È tutto sbagliato. Senso. Ma sta... Ok, ci sono. Che la scimmia? Un left the dogs out. Ma Andrea... Ah, già, vero, Andrea l'ho chiccato. Puoi invitarlo? Vabbè. Aspetta che lo invito. Allora, quitto, tanto poi rientriamo da qui. Arrivo, vi rinvito dopo. La pace. La pace dei sensi. Tutta una strategia atta a questo momento, a questo istante. Un corpo vale 5... Ma veramente si può vendere un corpo? Non ci credo. Allucinante sta roba. Hello? Che è successo? È finita? No, non è finita, Andrea. Ti devo invitare. No, oddio, sì, in realtà sì, mancano... Sì, è finita in realtà. In 10 minuti non so se ce la facciamo a fare qualcosa. Però io boh, l'invito, fanculo. Mi senti, Andrea? No, se... Sì. Non tocca più un cazzo. Hello? Andrea? Andrea? Vabbè, che sono le 11, effettivamente. Eccomi. Avessi quittato. Allora, abbiamo un giorno. Rimane un giorno, ragazzi. Andiamo a. E non possiamo prenderle finché non partiamo. Che male ai piedi, ragazzi. Mus. Via. Allora, non tirate. No, non abbiamo abbastanza. So. Perché hai tirato? No. Un giorno. No. Dovevamo fare Mus prima. Ma pensavo fossimo bene, già. Ragazzi. Ma porca no, non è sprecato, non è sprecato il giorno. Dici? Vai in orbita. Decidetevi, eh. Sei in trolls, bro. Aspetta. Deve mettere la Moons. No, deve mettere la Moons. Ma figa. Porca troia. Ma mi dice, tira la leva. No, aspetta, non tirare la leva, decidetevi.
Prendete la torcia. È perché sta volando. Oh, stiamo volando. Volevo uscire. Io te l'ho avuto la porta in faccia. Ok, aspetta, ora dovresti poter, vai. Vai. Non chinarti così facilmente davanti a me. Ma che è sta? Che cos'è sta tendenza a, La ricarica in teoria. Ah, ok. Sono vai, vai, andata. Andrea, guarda, Andrea, tira la leva. No. Mi sta seguendo Ikari. A posto? Ma basta con sto armadio. Oh, merda, ragazzi, Andrea, bene. Sei proprio sei una scelta cosa. Apposta, vai, vai, l'ho scelta apposta, bene. Vai. Allora, intanto tiratevi via l'elmo e assaggiate questa meravigliosa acqua di spiaggia. Che è sto suono? Siete voi, Cristo? È il piscio degli angeli, forse? Pipì di angelo. Porca troia. Ma ci sono i fulmini? Oh merda, no, no. Oh cazzo, sono i fulmini, ragazzi. Oh merda. Bene. Dobbiamo un po' correre di qua e di qua le main entrance. Allora, dobbiamo darci una mossa perché so che con la pioggia si allaga tutto. Sì. Porca merda, va tutto bene. No, non salite, crolla, il ponte! Va okay, tutto bene, va tutto bene, visto? Andrea, su. Vai Andrea. Crolla. No, e invece ingegneria della Madonna. Eccoci qua. Ambretta, super, per l'amor del cielo. C'è una allora? Ce la facciamo, ragazzi, mamma mia, veramente. La coordinazione è il nostro punto di forza. Come dire, mi infilo. Non c'è niente qua, ragazzi. Che è? Passo. Che cazzo è questo suono? Sono io. Ho un po' la di fire exit. È dietro di noi. Ma non c'è nulla, ragazzi. No, no, fidati, vai tu. Come vai tu? Fidati, vai tu. Ah, ma non c'è. Fidati, vai tu. No, c'è un globo. Cos'è che c'è? Non c'è un globo. Sono ovunque. C'è una C1. Spavento. Vabbè, aprite voi, che cazzo vi devo dire? Oh, facciamo? Mi rifiuto, Diciamo, c'era il C1 comunque lì, se qualcuno vuole un corso accelerato d'inglese, c'era una porta C1. Inglese, sì. D'inglese. Che è sta roba? Oh, c'è una chemical jug. Cos'è sta roba? Wow. È una bomba. Uno ha detto che puoi vendere. Ah, si può vendere sta roba? Sì. È una bombola, quanto vale? No, qualcuno no, ha una chiave? Come esplode? Per lei tutto esplode, non so cosa sta succedendo. No, ci serve una chiave, sì, ragazzi. Ce l'avevo, ma non lo so. Però in realtà noi potremmo anche tornarcene a casa perché abbiamo trovato l'ultima roba che ci serviva da vendere, in realtà. Ma io sento Andrea in lontananza. Sono qua, non mi preoccupate. Ecco. Ho trovato un motore. A posto, possiamo andarcene, siamo ricchi. Sono qua. Buono. Allora, adesso un po' come ESP fenomeni paranormali. Ma dove andate? Ma come dove andate di qua? Ma di qua, scusami. Un po' come ESP. Ma dove cazzo va quella lì? Un po' come ESP. Un po' come ESP fenomeni paranormali. Ah, mi piace la barba. È là sopra. Un po' come ESP fenomeni paranormali. Ma non è di qua l'uscita, mi ascoltate una volta. Lì la barba, Non troveremo l'uscita. Fine, dai, ascoltiamola, ascoltiamola, dai, vediamo. Va bene. Spero, mi sono un attimo disorientata. Ah, già inizia. Bene. L'audio è altissimo, perché l'audio è così alto? No, ce l'ho. Dio mio, devo sciacquare le orecchie a fine live, perché l'audio è così alto? Anche io lo sento così alto. Colpa vostra, colpa di Ambretta. No, mi avete disorientato. Dai, con sempre colpa degli altri qua. Ciao, è morta la cosa. Che succede? L'ha presa la barba. Oh, ma è la torcia. Il karma, cazzo. Aspetta, ti colpisco con questo. Sì, ma la barba adesso si libera, ragazzi, e poi invece continua a parlare nonostante tutto, senti. Ma è nella loro indole, ho detto la schiaccio. È andata a posto. Ha aperto la porta pure. Ma scusami, ma è intelligentissima. Vai, aperta, dai. Ok, via. Si era strecciata tutto il corpo. Andiamo. Quindi quel corpo vale 5 dollari. Ok. Seguite me. Oh merda. Oh, seguite me.
Vai, vai. Body of Ambretta. In realtà neanche io so dove sto andando. Però... Oh cazzo, ragazzi. Guarda, abbiamo un altro corpo da vendere, aspetta. Bene. Bene. Questo è mio. Ma un motore vale più di un corpo. Comunque, allora lascia il corpo e prendiamo il motore. Beh, andiamo, lasciamola morire. Ciao, Snowflea. Arrivederci, Andrea. Chiudo qua, Non vedo un cazzo. Dino! Dove sei? Ok, beh, a posto, andiamo. Trovata la... Oh, fire exit, a posto. Buono. Bene. Allora, dovrebbe esserci i fulmini, quindi dobbiamo fare attenzione. E tu hai una roba di metallo, Madonna, mi sono cagato addosso. Sì. Drop your metallic items now, oh merda. Eccola là, visto? Andiamo lontani. È facile. Easy. Posso riprenderla? Non ci credo, io non ci sto credendo. Ma che cazzo? Ma che cazzo, io ti ho visto, non ci sei stato più? Cosa cazzo è successo? E io che cazzo faccio? Ci è rimasto male? Scegliere uno, scegli quello che ha più valore. E che cazzo faccio, ragazzi? Ma cos'è sto sveglio? Andrea, la sveglia! Andrea, complimenti comunque. Ma che cazzo so io? 11, ragazzi. Vedi, la stessa soneria della mia professoressa d'inglese. È uguale. Perché io sono la tua professoressa d'inglese. Aspetta. A posto. Guarda che esplode anche lui adesso. Ecco. Ah sì, è incazzato solo col motore, no? Easy, vai via, via fuori dal cazzo. Guarda, vai, muore. No! Non ci credo. Porca troia. Oddio, c'era pure il gigante. Sono le 11 comunque, era la sveglia delle 11. Allora, ragazzuoli, allora la chiudiamo qua a sto punto. Intanto grazie mille per non aver fatto nulla. Ma dai, per non essere, riusciti a ottenere niente. Cioè, non ci credo, devi darmi la colpa sempre a me. Quando io cambierei meme invece di colpa del tuo PC e colpa di Ambretta. No, il mio corpo vale 5. Il mio corpo vale 5, mi è rimasta impressa sta roba. Si vede solo la testa adesso, comunque. Vabbè. Sei un nuovo mobile IKEA, guardate, con la vedetta. Guarda, c'è le biglie, se ti vedo un po' corpulento. A te non ti vedo proprio più, Andrea. Allora. Porgi il culo, magari di nome quella. Porgi il culo è la mia frase preferita di sempre. Porgi l'altra guancia. Allora, ragazzuoli, grazie per avermi bullizzato. Allora, ragazzuoli, un saluto al volo e noi andiamo, va bene? Grazie mille. Grazie a voi, bestiacci. Grazie mille per aver partecipato sia al gioco che a tutto. Però la prossima volta, per favore, i microfoni. Oh, figa. Controllate quei cazzo di microfoni perché è stata un'ora di... è stato un piacere. Addio. Adesso tiriamo un piccolo sospiro di sollievo. E Andrea, mi senti? Can you percepise me? Allora, aspetta un attimo che metto un po' di flow. Qua, a posto. Allora, ragazzi, ringraziamo il buon Ikari e non Ambretta. La cattiva Ambretta, la cattivissima Ambretta. Beh, però devo dire che effettivamente c'è stata una progressione. Sappiamo cosa non fare. Perché bisogna toccare il fondo per poi risalire, capito? Ovviamente Daxin è stato un personaggio principale, senza di lui non saremmo riusciti a sopravvivere le prime due partite. E... Daxin MVP. Quindi ci ha comunque dato una mano al 100%. Grazie mille Dax, grazie mille, gentilissimo. Allora, Dino si prenderà una pausa dopo questa partita. Sì, collasso, ma proprio in piedi, non aspetto di andare a letto. Una pausa. Avete presente Frodo quando viene visto dall'occhio? Uguale, mi lancio giù un sacco di patate. Io non riesco a trovare quella scena che è esilarante. Quale quando viene vista da Loki nella compagnia dell'anello? Quando Sauron nell'ultimo, quando Sauron col suo occhio inquadra Frodo, che lui si lascia cadere con una pera cotta. Cioè, quella scena lì è emblematica. Ah, che Sam fa giù. Sì.
Nasconditi. Quella scena è bellissima. Sì, ma lei che ho lasciato al suolo, immagino, per il peso della, per il peso dell'anello. Non penso sia collassata al suolo. Collassato al suolo per nascondersi da Sauron. Solo che l'ha fatto in quel modo abbastanza succo. Lo ricordi il sapore delle fragole? Sam. Sam è il vero eroe del Signore degli Anelli, ricordiamolo. Esatto, sempre. Sam è il vero eroe del Signore degli Anelli. Allora, ragazzuoli, è stato faticoso, però sappiate che voi sub avete Telegram e una volta al mese facciamo una giocata insieme, quindi attraverso l'ausilio di un gioco, perché noi siamo meritocratici, quindi usiamo quello giochino, com'è che si chiama quel giochino, il Neon Rush? Se vuoi però posso scegliere un altro, è pieno di giochini. Sì, no, scegliono un altro, ogni volta cambialo, perché sennò poi magari uno trova l'hack per vincere facile ed è fatta. Quindi scegliene uno che tanto va benissimo. Poi abbiamo il Daxin che gentilmente ha offerto il suo posto ad Ambretta, sbagliando, facendo un errore madornale, però va bene. E quindi magari sai cosa, si potrebbe provare, solo che stavamo impazzendo con gli audi con due persone in più, figurati con la mod da 20 persone, cioè si impazzisce. Andrea, io pensa quando c'è il menu di pausa, io sentivo orecchio non si è più adattato al silenzio, non so più cosa sia il silenzio. Time primitive building, vedi il trailer. Povera Ambretta, ma nessuno dice povero me. Nessuno che dice povero me. Ma povero me che mi ha ammazzato a colpi di cartello. No, lo fa, io non volevo. Io non volevo, intanto è successo. Che cazzo significa? Non l'ho fatto, stavo cercando di salvarti. T'ho ucciso facendolo, ma... Time primitive qualcosa non l'ho trovato su Steam, quindi non esiste. Ergo non esiste, se non c'è su Steam non c'è. Tipo me quando lavoro in discoteca. Minchia, poverino. Okay. Condoglianze. Deve essere un lavoro estenuante. Perché hai detto sì, firmo il contratto? Per quale motivo? No, io detesto tutto ciò che fa tunz, proprio contro ogni mio... L'altra sera un idiota imbecille sfigato si è messo davanti alla casa... Un idiota imbecille sfigato si è messo davanti alla porta di casa mia con la macchina, la classica... Degli anni 90. Con le casse, che l'unica roba, gli unici di 500 euro che ha speso non erano per la revisione, non erano per il freno della macchina, ma erano per le casse. Cioè, ste cazzo di casse sparate... La macchina era una catapecchia, si sentiva soltanto sto suono. Grande. Tutto il cazzo del tempo così fino... È stato 30... Allora, erano le 3 di notte, è stato 30 ma minuti. Perché? Perché sono merde, non sono persone, sono merde. Sono merde. Loro non sanno però che ci sono io che le ascolto. Merde. È stato 30 minuti, ma lui non aveva il finestrino aperto, aveva il finestrino chiuso, era tutto chiuso in macchina con questa musica sparata. Solo che non si rendeva conto che era talmente era forte. In un rave personale. È un drogato, non è che era un tossico probabilmente, era completamente... Vabbè. E quindi, certo, ovviamente ragazzi, per merde si intende merde, non è che si intende, non voglio assolutamente offendere. Ma merda non è un insulto, dalla merda ci nascono i fiori. Dalla merda ci nascono i fiori, buono. Beh, è vero però, è vero. Qui a Palermo è peggio. Come mai? Che succede? Ah, grazie Ambretta, grazie mille. In senso lato, ovviamente. Dino, hai mai sognato di essere inseguito da dei pagliacci? E poi tagliato a metà con una motosega? Quando mi rincorrevano i testimoni di Geova. Non ho mai avuto paura dei pagliacci, non ho mai sognato i pagliacci, effettivamente. È una figura che non ho mai sognato. Tu hai mai sognato i pagliacci, Andrea? No. Adesso che ci penso. Quanti di voi hanno sognato i pagliacci, ragazzi? Grazie, ma che è stato. Vabbè, ho sognato noi due che facciamo una live. Siamo considerabili i pagliacci. Grazie, Stocchi, grazie. Attenzione, Sabatino è impazzito ancora di nuovo. 5 abbonamenti. Sabatino, ma che fai? Fermati per Dio. E vuole far giocare tutti quanti voi. Sapete che ringraziare. Sabatino lo sta facendo per voi. Io? Ah, avete sognato. Allora, vediamo un po' cosa dice. Io non so perché siamo arrivati. Cosa dice la scienza? Sognare i pagliacci. Sognare di clown di pagliacci e clown nei sogni. Cosa vuol dire clown di pagliacci? Che cazzo? Io ho sognato il cucciolo di Itil e Wutan. Wutil. Oh. Cristo. Posso non accettare sti minchia di cookie una volta nella vita? Possibile? Ma i biscotti si accettano sempre da un clown, soprattutto dagli sconosciuti e dai clown. Allora vediamo un po' significato dei vaffanculo. Significato di vaffanculo. Fornitori, cioè se quando tu tra i cookie vedi fornitori c'è qualcosa che non va, rifiuta tutto.
Ho detto rifiutato. Basta, ragazzi, non cercheremo mai il significato. Non sapremo mai qual è il significato dei clown. Il significato, ma il significato dei sogni. Il significato dei clown, di sognare dei clown. Anche sta roba di cercare il significato nei sogni. Per carità, io posso capire quella, le leggende che se perdi i denti, le perdi leggende. I parenti. C'è proprio una scienza delle leggende. Sì, nei sogni, però non c'è una scienza esatta sul significato dei sogni. Sì, ma se la signora Mariuccia deve arrotondare la pensione leggendo sì, i sogni della sì, gente. La luna carte, ma non rompere i coglioni, Andrea. Sì, è una per scienza. Carità, per carità. No, comunque per neanche carità. Io credo in ste boiate. Si tratta semplicemente di una sorta di subconscio. Sì, è un subconscio quello che avete visto durante la giornata o durante la settimana. Il vostro cervello lo rielabora. Quindi, se per caso vi è caduto, come è successo a me, una goccia d'acqua della pioggia sulla nuca, è normale che poi durante la notte sognerete di affogare dentro un cubo d'acciaio in mezzo all'Antartide. È normale, ragazzi, ci sta. Tanto è stato un sogno, non ho detto incubo perché io mi sono divertito. Bello. Dino, qual è la tua macchina dei sogni? Non stavo capendo, la mia macchina dei sogni, stavo per dire il whisky, mi fa dormire molto bene, però tu intendi qual è la macchina dei sogni, ok? La mia macchina, non me ne frega un cazzo delle auto, allora ho una fissa della Mustang, e quella del 72 mi piace molto, però non me ne frega. Le muscle car, sì, mi piacciono, ma in realtà tutte le auto vecchie mi piacciono, tutto ciò che c'è di adesso mi fa cagare, ma proprio non lo, cioè cagare. Io vedo una Lamborghini e dico, ma che è sta cagata, non ce la faccio. Il design fa cagare. Non mi piace moderne. Proprio per un cazzo, non le sopporto. Le il, auto... maggiolone, il maggiolone di Ted Bundy, quanto era bello. Io le auto, sì, io le auto, tutte, dalle auto degli hippie, come cazzo si chiama, dal Volkswagen, da che cazzo ne so, alla due cavalli, ma anche la DeLorean, alla due cavalli della Citroën di merda che usavano i pastori, quelle auto lì vecchie mi piacciono tutte, sono tutte belle. Le auto odierne di adesso, moderne, ma anche le muscle moderne mi fanno cagare. Anche ti ricordi la vecchia Fiat 600? Anche la 500 è bellissima, perché ragazzi hanno una personalità, sono auto che le vedi e le riconosci, sono auto che sono belle. La DeLorean, ecco, allora no, basta, è vero, non avevo pensato. La DeLorean effettivamente la DeLorean è era considerata brutta qua, ai tempi. Non ha venduto un cazzo, era infatti era una macchina fallita perché era considerata design brutto, però è diventata famosa nell'immaginario collettivo grazie al film che appunto ha fatto una DeLorean, perché appunto era una macchina non tanto costosa, quindi ha comprato la DeLorean come macchina di scena perché non era costosa e le stavano svendendo. Tino, io lavoro tutta la notte, puoi allungare la live, guarda, un giorno quando mi trasferirò si potrà fare live un po' più lunga, magari a mezz'ora. Minchia frate, faccio after come il track della Tesla? No, non dire questo. No, quella roba lì nuova della Tesla tutta cubica fa cagare. Tanto la DeLorean, se non ha un iniettore di materia organica, sì, per spararti nel futuro, non è una vera... Il flusso canalizzatore. Esatto, se non c'è il flusso canalizzatore non è una vera DeLorean. Comunque io... Afterino? Cristo. Afterino è la parola chiave, bro. Comunque io in generale le auto appunto mi piacciono piacciono in senso un po' lato, cioè non me ne frega un cazzo, ragazzi. Guardavo molto però Top Gear, perché mi facevano crepare. Top Gear inglese, alcune puntate mi facevano crepare, cioè io li guardavo semplicemente per vedere questi tre imbecilli che prendevano, andavano in India in macchina e quello sceglieva che macchina sceglie una bicicletta, cioè mi faceva ridere soltanto. Ricordi la macchina che andava in retro, però in realtà andava, cioè l'avevano girato la carrozzeria in un modo che sembrava che stesse andando di quell'episodio. Bellissimo. È arte, c'è il panico, scatenato il panico.